diciamo, i partecipanti collegati, quindi direi di partire. Questo è il primo webinar di approfondimento sulla mobilità sostenibile ed è il primo, diciamo, la prima sessione web della conferenza sulla mobilità che è iniziata venerdì. Ha avuto un taglio sicuramente più ampio, più generale, ha visto gli interventi sia del ministro Giovannini che del presidente De Caro e del sindaco Truzzo. Questo è il primo webinar dedicato alla mobilità ciclistica per ragioni di privacy. Devo ricordare che il webinar è registrato. Vi ringrazio tutti per la disponibilità. È un tema molto molto caldo per le città, soprattutto ha avuto una scoperta dopo questa esperienza terribile che stiamo ancora vivendo di emergenza pandemica. C'è in atto una rivoluzione sicuramente nelle nostre città e c'è una sovrapposizione, abbiamo visto, di norme già esistenti da tempo, di regole di utilizzo veloce, chiamiamole così, con gli interventi sulle corsie ciclabili in segnaletica. C'è ancora molto lavoro da fare, secondo noi, sulla domanda e sui servizi effettivi alla ciclabilità di intermodalità con gli altri servizi e infrastrutture di trasporto pubblico e collettivo. Io direi di dare la parola subito a voi. Mi aiuta a coordinare questo webinar l'architetto Marescotti di Padova, a cui lascio la parola, e poi anticipa l'intervento stamattina Matteo Dondè, che poi ci deve lasciare. Quindi vi ringrazio tutti. Prego, Alberto. Buongiorno a tutti e grazie di essere qua con noi. Dunque, tentiamo di fare un esperimento di questo tipo. Abbiamo chiesto ai relatori di sintetizzare in una frase i loro argomenti. Qualcuno deve ancora mandarla o comunque non mi è ancora arrivata. L'esperimento è che durante la relazione io cercherò di fare una vignetta che sintetizza con la loro frase i contenuti e poi la proietteremo per vederla insieme, insomma. Ecco, quindi direi che l'argomento è di interesse e può partire. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie dell'invito e dell'occasione che ritengo molto importante. Cerco di condividere subito il mio desktop. Mi confermate che si vede? Sì, la vediamo correttamente. Perfetto, perfetto, grazie. Allora, io per parlare appunto il titolo La nuova mobilità ciclabile, sicura, sostenibile, semplice, ho ritenuto importante partire da quello che ritengo il principale problema delle città italiane, la violenza stradale, la strage quotidiana, numeri di cui parliamo troppo poco, leggiamo troppo poco, ma i numeri sono questi, li conosciamo. Non riesco a chiamarla in altro modo che strage quotidiana perché i numeri sono impressionanti. Ma soprattutto siamo tra i pochi paesi in cui l'incidentalità urbana continua a crescere. Come vedete, abbiamo il doppio degli incidenti rispetto alla Germania, il triplo rispetto alla Gran Bretagna con lo stesso numero di abitanti dell'Italia. Perché ne parlo? Perché ritengo sia il nodo centrale su cui dovremmo lavorare, perché ce lo dice tutta la manualistica europea, questa è una recente ricerca fatta dall'Università di Amsterdam, lo dice chiaramente, il principale deterrente all'utilizzo della bicicletta e aggiungerei anche della mobilità pedonale è proprio la scarsa sicurezza stradale. Se non lavoriamo su questo tema, non riusciamo a incrementare in maniera significativa l'uso della bicicletta, ce lo dicono i dati. I dati sono fondamentali. Questo è l'ultimo rapporto di Isfort, fa vedere che dal 2001 a 2019 in realtà abbiamo ridotto la mobilità pedonale, abbiamo ridotto la mobilità ciclistica, nonostante i numerosi chilometri di piste ciclabili realizzate. Se non ci fermiamo a riflettere su questo tema, continuiamo a realizzare percorsi, ma non aumentiamo l'uso della bicicletta come stanno facendo gli altri paesi europei. Io ritengo sia principalmente un problema culturale, cioè in Italia la strada è ancora considerata assoluta proprietà dell'automobile. Lo vediamo nel fatto che la metà dei pedoni morti sulle strade italiane sono stati investiti sulle strisce pedonali,
dove si misura il valore della vita. Lo vediamo nel fatto che siamo tra i pochi paesi in cui il pedone ringrazia l'automobilista quando attraversa sulle strisce pedonali. Perché? Perché la strada è dell'automobile. E faccio presente che proprio ieri mattina a Bologna è stato investito un bambino di 13 anni sulle strisce pedonali. Lo vediamo nelle velocità eccessive che ancora caratterizzano le nostre strade, perché le immagini che vedete sono in pieno giorno, in pieno centro delle nostre città. Lo vediamo nelle polemiche nate sulle nuove corsie ciclabili. Abbiamo finalmente riportato la bicicletta che è un veicolo in strada. Polemiche perché? Perché la strada è dell'automobile, eppure sono soluzioni che vengono adottate da decenni con successo in gran parte dei paesi europei. Il problema è che la strada è dell'automobile, la strada è pericolosa, non abbiamo lavorato sulla sicurezza, facciamo ciclabilità a discapito degli spazi pedonali. Stiamo creando un conflitto tra pedoni e ciclisti che è un unicum in Europa, anche perché gli spazi delle persone sono questi. Se una famiglia con un bambino vuol fare una passeggiata sotto casa ha bisogno di 2,5 metri. Se noi ogni volta che abbiamo un marciapiede un po' più ampio ci infiliamo la ciclabilità, non stiamo facendo un servizio né ai ciclisti, né ai pedoni, né alla qualità della città. E mi chiedo come si possa pensare ancora di colorare un marciapiede di rosso e dichiararlo pista ciclabile, o come nell'immagine a destra lasciare 1 metro ai pedoni pretendendo che venga rispettato, e quella famiglia che abbiamo visto dovrebbe camminare in fila indiana per non invadere la pista ciclabile. Eppure abbiamo tanti studi che ci dicono: attenzione, non è questo il modo di fare ciclabilità. Questo è uno studio molto recente e credo molto interessante dell'OMS, che ha fatto questi 8 punti per rendere le nostre città camminabili. Mi piaceva mettere in evidenza questo punto: bici sui marciapiedi, un cattivo binomio. I percorsi ciclabili su marciapiedi si sono rivelati infruttuosi. Esistono studi che assicurano che nelle città in cui esistono, molte persone anziane non scendono in strada per paura di essere investite da una bicicletta. E sul tema corsie ciclabili, separazioni in ambito urbano, abbiamo anche in questo caso molti studi con i dati e non le opinioni. A me sembra che in Italia purtroppo ci basiamo troppo spesso sulle opinioni, raccogliamo pochi dati a dimostrare la bontà o meno delle varie soluzioni. Questa è la ricerca più importante a livello europeo, finalizzata a raccogliere e diffondere il migliore know-how maturato nelle varie realtà europee, ci dice chiaramente: dobbiamo chiarire un equivoco ancora molto diffuso. Infrastruttura ciclistica non significa realizzare un grande piano generale di ampie piste ciclabili separate dal traffico. Questo approccio nasce spesso da buone intenzioni, ma è davvero uno sforzo fuorviante tenere i ciclisti lontano dal traffico per la propria sicurezza, senza ridurre i volumi di traffico e la velocità. È ormai risaputo che le piste ciclabili separate aumentano notevolmente il rischio agli incroci. Questo è una ricerca europea basata sui dati che ci dice: attenzione. E guarda caso, la gran parte delle città europee sono arrivate alle stesse conclusioni. Questo è l'esempio di Berlino, che nei decenni precedenti aveva realizzato molti percorsi sui marciapiedi. Il dirigente ci dice: pensavamo fosse più sicuro, ma ci siamo resi conto coi dati che non è vero. Innanzitutto, per la sicurezza è mal riposta quando ci si avvicina a un incrocio, queste piste favoriscono gli incidenti con i pedoni, il guidatore di un'auto fatica a vedere chi è in bicicletta. Stessa conclusione a cui è arrivata anche la Francia, sempre basandosi sui dati. È necessario che la ciclabilità non releghi i ciclisti fuori dalla sede stradale, ciclisti e automobilisti ciascuno nel proprio spazio non si riconoscono, meglio prendere spazio alle automobili che ai pedoni. E concludo questa parte con un'altra ricerca durata più di 10 anni, dati raccolti in un viaggio studio fatto con FIAB nel 2003 nel cantone di Berna. L'ingegner Balzinger ci aveva presentato questo schema di 10 anni di dati raccolti di incidentalità di incroci, che dimostrava la maggiore incidentalità nei percorsi separati rispetto alla corsia ciclabile. Perché tanto importanti gli incroci? Perché? Perché la gran parte degli incidenti avviene proprio agli incroci. Questo è uno dei pochi studi in Italia sull'incidentalità. Feci il Biciplan nel 2008 a Reggio Emilia, ora lo stiamo aggiornando, siamo andati a studiare l'incidentalità nel triennio che vedete. Il 91% degli incidenti che ha coinvolto pedoni e ciclisti è avvenuto all'incrocio o alle strisce pedonali che non riusciamo ancora a rispettare.
Eppure, di nuovo, tutta la manualistica europea ci dice: attenzione, se vogliamo progettare una città ciclabile, serve sicuramente una rete strategica, lo strumento Biciplan, finalmente diventato obbligatorio nei PUNS, ma tutti ci dicono: attenzione, è fondamentale lavorare con la moderazione del traffico e le zone 30. Perché? Perché la velocità è il fattore determinante della gravità dell'incidente, lo sappiamo bene, più riduco la velocità, più riduco la possibilità dell'incidente, ma soprattutto la gravità dell'incidente anche nella distrazione. Ed è il motivo per cui, ad esempio, le Nazioni Unite, proprio prima dell'estate, nella Settimana Mondiale della Sicurezza Stradale, che guarda caso in Italia non abbiamo quasi considerato, ma ha promosso questa campagna Love 30, mi piace il termine, umanizzare la velocità per rimettere al centro le persone, che chiede i 30 km orari in tutte le città del mondo. Ne abbiamo parlato poco in Italia, ma ci sono state adesioni importanti. Questa, ad esempio, è l'Associazione delle Scuole Guida Italiane, ma addirittura Pirelli, cioè un costruttore di pneumatici per l'alta velocità per la Formula 1, che aderisce a una campagna per i 30 km orari in città. Questo è il tema fondamentale, lo stanno affrontando la gran parte delle città europee, l'Olanda, che conosciamo come esempio per la ciclabilità, proprio ottobre scorso ha votato in Parlamento per introdurre i 30 km su tutte le strade urbane di tutte le città olandesi, strade per le persone, non per le auto, e la stessa cosa ha fatto la Spagna, come sapete all'11 maggio, la Spagna oggi è tutta a 30 km orari con le strade a una corsia per senso di marcia, rimane a 50 solo le strade a due corsie per senso di marcia. Questo è il tema che dobbiamo affrontare, mi chiedo perché non lo si stia ancora affrontando e quanti morti dobbiamo ancora aspettare sulle nostre strade prima di introdurre questa misura che è fondamentale per umanizzare la velocità. Qualche esempio, come dicevo ormai tantissime città, però Bruxelles è diventata tutta 30 da gennaio scorso e dopo 6 mesi ha già raccolto i primi dati, in 6 mesi ha ridotto l'incidentalità del 20%, ridotto feriti gravi e morti del 25%, vuol dire che entro fine anno avranno ridotto del 50% l'incidentalità, vuol dire che di quei 3.500 morti riusciamo con una misura semplice a ridurne della metà, e si riduce il rumore, si riduce l'inquinamento, la moderazione rimette al centro le persone, come ci dice il ministro. E la stessa cosa, sapete bene, l'ha appena fatta a Parigi, con il favore della cittadinanza. Perché? Perché è stato raccontato, si è creato un dibattito pubblico sul motivare e spiegare perché è importante incentivare la mobilità sostenibile, anche perché sappiamo bene che poi in ambito urbano i tempi di percorrenza tra i 30 e i 50 cambia di pochissimo, lo dicono tutti gli studi, ma aumenta in maniera abissale invece la sicurezza stradale. Ma moderazione del traffico e Città 30 non vuol dire solo aumentare la sicurezza. Io più riduco la velocità dell'auto che continua a passare nelle nostre città consolidate, più spazio guadagno per le altre funzioni, che può essere un marciapiede più ampio, può essere la pista ciclabile, può essere il verde urbano e la riforestazione di cui tanto stiamo parlando, può essere soprattutto i dehors di bar e ristoranti, che abbiamo visto oggi quanto è importante per loro riprendersi dello spazio esterno. Quindi vuol dire parlare di qualità e vivibilità della città e quindi parlare a tutti gli utenti dello traffico. Queste ad esempio sono immagini sopra prima, sotto dopo, ma ormai nel link che vedete sotto se ne trovano decine di migliaia. È proprio un cambio di linguaggio nella progettazione della strada, non più divisa per corridoi, ma uno spazio che diventa decisamente più ricco, come funzioni più belle. Sfido chiunque in queste pochissime immagini che ho portato a dire che non sia così. Quindi, di nuovo, è un linguaggio che parla a tutti e non a una delle categorie del traffico. È il tema della Lean Street, cioè non possiamo pensare ancora oggi, nel 2021, che la strada sia solo l'asse di scorrimento del traffico veicolare. La strada è nata come luogo pubblico per eccellenza, per la socializzazione, l'incontro, e deve tornare ad avere usi decisamente più ricchi di quello che abbiamo fatto in questi ultimi 50 anni, dedicandolo quasi esclusivamente all'automobile. Per intenderci, quello che permette a Parigi di presentare il nuovo progetto delle Champs-Élysées, che da 10 corsie veicolari diventa 4 corsie veicolari a 30 km orari, senza barriere, senza dislivelli, recuperando spazio per la vita della città.
è il tema della democrazia dello spazio pubblico di cui parla da sempre Gil Peñalosa. Redistribuiamo lo spazio all'interno delle nostre città per tutti gli utenti, come ha fatto Amsterdam a destra anni 70, oggi spazio per tutti gli utenti e, come vedete, un grande marciapiede pedonale e poi la pista ciclabile. Non basta un cartello, non basta un pittogramma, come mi ritrovo purtroppo in molti comuni. Serve la moderazione del traffico. Questo è un esempio che ho preso su tutti. E Copenaghen, sapete, 1.200.000 abitanti, di cui ormai più della metà si muove in bicicletta. Come vedete, sulla viabilità principale fa separazione dove gli spazi, senza sottrarre lo spazio ai pedoni o altrimenti corsi ciclabili, ma sulla viabilità secondaria introduce il doppio senso ciclabile. Tutte le strade secondarie di Copenaghen sono fatte in questa maniera, dove è impossibile andare oltre i 30 km orari. Lo faccio vedere perché? Perché quello è un bambino delle medie, erano le 8 del mattino, che sta andando da solo a scuola su quella che è sostanzialmente una corsia ciclabile. Perché lo fa? Perché i genitori sanno che Copenaghen è una città sicura, che non c'è nessuno che supera i limiti, che non c'è nessuno che parcheggia vicino alle strisce pedonali come facciamo noi togliendo visibilità, perché le strisce pedonali vengono rispettate e allora otteniamo maggiore mobilità ciclistica. Credo che anche questa esperienza lo dimostri in maniera chiara. Vedete il 20 perché miglia, ma un progetto pilota di zona 30 fatto nella capitale della Scozia, senza realizzare un solo metro di pista ciclabile. Vedete nella slide i risultati che hanno ottenuto solo con la moderazione del traffico, cioè ben di più di quanto stiamo riuscendo a fare noi con le migliaia di chilometri di piste ciclabili che stiamo realizzando. Il tema della sicurezza è fondamentale, ci servono le linee guida per la moderazione del traffico, ce l'ha qualsiasi paese europeo, questo è il Traffic Calming Act inglese, il CRO olandese. Ci servono le linee guida, ci serve un manuale di riferimento per i tecnici e gli amministratori, serve fare formazione perché su questo tema pochissimi tecnici in Italia sanno lavorare bene. Concludo sul tema come ci sono riusciti, come ha fatto la Spagna, che in fondo sono come noi, a arrivare a fare una norma che prevede i 30 km in tutte le città di tutta la Spagna. Hanno creato un serio dibattito pubblico a livello nazionale. Hanno spiegato a cosa serve, hanno spiegato gli obiettivi. Questo è quello che ci manca. Abbiamo 1.000 argomenti per farlo, abbiamo 1.000 esperti per farlo. Ci serve raccontarlo perché i cittadini italiani non lo sanno. L'urbanistica tattica è sicuramente uno degli strumenti per fare questo tipo di comunicazione. Perché per far toccare con mano quali sono i vantaggi, raccontarli. Io, sapete, sono stato uno tra i primi in Italia a portarla nel 2013. Non ho tempo di raccontarle, ma posso raccontarle. Che qualsiasi esperienza che ho fatto di questo tipo è finita con la raccolta firme per farlo diventare definitivo. Quindi non si può dire, come troppo spesso mi sento dire, ma nel nord Europa sono diversi. Anche gli italiani sono pronti a questo cambio culturale. Dobbiamo raccontarlo, dobbiamo accompagnarlo, perché chiaramente la paura del cambiamento frena e questo è assolutamente normale. Però già Lidia Bonanomi, quella che è considerata la moderazione, la madrina della moderazione del traffico francese, lo diceva già più di 20 anni fa: attenzione, i cittadini non sanno cos'è una zona 30, va raccontata, va fatto provare, va fatta coinvolgere i cittadini nella realizzazione, nella trasformazione, allora poi si crea una nuova cultura del traffico. E volevo finire con questo tema a cui tengo molto. Ci serve cambiare linguaggio. Questa ricerca europea lo dimostra chiaramente. L'automobile nelle nostre città sta ferma al 92% del tempo, ma soprattutto circa il 40% dei tragitti che facciamo in auto nelle nostre città è inferiore a 3 km. Lo dico perché? Perché se noi aggrediamo questi 3 chilometri, consentiamo e favoriamo la ciclabilità e la pedonalità, vuol dire rendere più efficiente l'intero sistema mobilità, vuol dire favorire l'automobilista stesso che deve fare chilometri più lunghi, che deve portare merci, eccetera. Quindi lavorare su questi temi vuol dire lavorare per tutti e non come appare nel dibattito pubblico ogni volta che fai una pista ciclabile, sembra un conflitto tra utenti contro gli automobilisti, contro i pedoni. Rendere più efficiente il sistema mobilità vuol dire
favorire tutti gli utenti della strada. Non è un caso che risulta poi che gli automobilisti più felici siano gli olandesi, cioè dove meno si utilizza l'automobile. Per cui concludo con questo. La città 30 è una città ciclabile per definizione, perché è sicura, non è una misura contro gli automobilisti, ma è a favore di tutti gli utenti della strada, per avere veramente città vivibili, sane, resilienti, inclusive, parole di cui ci riempiamo troppo spesso la bocca, ma che nella pratica sotto casa nostra rimangono assolutamente ancora vuote completamente. Pensiamo alla bellezza e raccontiamo la bellezza, e vi ringrazio dell'attenzione. Grazie, grazie mille Matteo, come sempre, per il tuo contributo. Io passerei subito la parola, perché deve andare via, all'assessore Benassi di Parma. Tiziana, come state lavorando rispetto a questo a Parma? Se avete per esempio anche voi esteso le zone 30, e sulla ciclabilità sappiamo che siete tra le prime città in Italia, raccontaci della tua esperienza. Grazie Giada, buongiorno a tutti, e direi che l'intervento di Matteo Dondè all'inizio di questa mattinata è provvidenziale, perché sostanzialmente riassume molto bene, come è solito fare lui, quella che è la cultura di questa nuova mobilità, no? Questa cultura di mobilità che, diciamocelo, dal boom economico in poi è passato da un concetto di mobilità strettamente connessa alla congestione del traffico, poi a questo, diciamo, negli ultimi anni si è avvicinata molto al tema dell'ambiente, no? Mobilità che provoca inquinamento e quindi strettamente connessa all'ambiente, ed oggi più che mai è una mobilità che si avvicina sempre di più al concetto di emergenza climatica. Faccio questa premessa necessaria dal mio punto di vista, perché è una premessa che comunque ci dice una cosa: sicuramente il tema oggi è la qualità di vita delle persone. Il tema oggi è l'emergenza climatica nel suo complesso, e la mobilità è l'elemento cardine di questa necessità, non solo per tutti gli elementi che in qualche modo si porta dietro, ma perché il tema della mobilità sostenibile tocca molto da vicino le abitudini e i comportamenti delle persone ogni giorno, ed è lì che noi dobbiamo cercare di essere convincenti e cercare di portare alla consapevolezza che parlare di questi temi non vuol dire essere, appunto, come diceva molto bene prima Matteo Dondè, dei fanatici dell'auto, della bicicletta, del monopattino o altro, ma vuol dire avere bene in mente una visione di città che non può prescindere dalla qualità di vita. E questo ci tengo a premetterlo, perché Parma, portando l'esperienza proprio della nostra città, è una città che tradizionalmente è connessa, no, al tema della ciclabilità. Siamo in pianura padana, il territorio lo consente, le dimensioni della città lo consentono, per cui Parma ha una vocazione ciclabile. Quindi è importante mantenere questa vocazione, e è importante comunque accelerare questo processo approfittando di questa vocazione, di questa potenzialità, perché le tradizioni, se non si incentivano, si perdono. E questo è un pericolo che anche noi, città dell'Emilia Romagna, non dobbiamo dimenticare. E quindi è importante infrastrutturare il territorio, continuare a infrastrutturare il territorio, e non solo per fare nuove piste ciclabili in quanto tale, ma anche per rigenerare la nostra città. Le zone 30 ne sono un esempio, per riqualificarle, portare maggiore sicurezza per esempio agli incroci, perché quando si realizzano le piste ciclabili ovviamente si fanno tutta una serie di lavori connessi alla sicurezza stradale, no? Penso agli attraversamenti pedonali, che spesso vengono comunque illuminati se è necessario illuminarli, gli incroci con le strade più pericolose si fanno rotatorie, o comunque di salvagenti che comunque mettono in sicurezza il pedone. Penso al tema anche della bonifica ambientale: spesso quando si porta una pista ciclabile, anche se ne approfittiamo magari per intubare dei fossi che sono ancora a cielo aperto, dei canali. Cioè, fare delle piste ciclabili non vuol dire solo incentivare la ciclabilità, ma vuol dire anche rigenerare la città e riqualificarla in un'ottica ovviamente di messa in sicurezza, perché la messa in sicurezza è la prima cosa che spetta noi amministratori e spetta a tutti noi stakeholders del territorio. Nel giro di 3 anni
4 anni, Parma è passata da 130 km a oltre 160 km di piste ciclabili. Ovviamente abbiamo utilizzato, soprattutto negli ultimi mesi, tutti gli strumenti che avevamo a disposizione, compreso quello del codice, il nuovo codice della strada. E qua c'è tutto un dibattito, no? Ma è giusto farli strada, non farli strada? Allora, io credo che la risposta in primis sia A, non togliere spazi ai pedoni. E quindi questo è il primo aspetto. Le piste ciclabili devono rubare spazio alle automobili, rubare spazio alle carreggiate, sopra le quali oltretutto le auto vanno molto veloci. Non esiste una pista ciclabile giusta, che sia una bike lane, che sia una pista ciclabile in sede propria. Esiste una visione di ciclabilità e la risposta tecnica è quella che idonea alle condizioni al contorno, alle condizioni di traffico, alle condizioni della tipologia del traffico, se passano mezzi pesanti, se non passano mezzi pesanti, se è una strada di quartiere, se è una dorsale prioritaria all'interno del biciplan. Esiste una sorta, come dire, di valutazione della tipologia della pista ciclabile a seconda delle condizioni del contorno. L'importante è che la risposta non sia l'immobilismo, che la risposta non sia allora non facciamo nulla, perché così sicuramente non creiamo nessun tipo di problema. Noi abbiamo fatto in tutte le piste ciclabili, abbiamo inserito delle spire che consentono di monitorare l'efficacia di queste nuove piste, no? E ovviamente anche rilevabile da remoto, cioè ovviamente adesso la tecnologia è tale per cui noi abbiamo la possibilità da remoto di vedere qual è effettivamente la quantità di ciclisti che utilizzano la pista, e oltretutto abbiamo rilevato anche la velocità dei mezzi, cioè cerchiamo di portare avanti un monitoraggio sia correlato alla pista ciclabile che correlato alla velocità dei mezzi dove la pista ciclabile passa. Devo dire che sulla velocità abbiamo già degli ottimi risultati, nel senso che strade, anche urbane, all'interno delle quali venivano misurate delle velocità, soprattutto negli orari non di punta, anche di 90-100 km/h, nonostante ovviamente il limite fosse dei 50, oggi sono veramente diminuite sui 60, diciamo di media, comunque sui 50, sui 60. Le piste ciclabili nuove che abbiamo realizzato e che stiamo monitorando, tenete conto che stiamo parlando di piste collaudate ad agosto, a luglio, quindi pochissimo tempo, già parlano di 700-800 bici al giorno, che vuol dire 700-800 auto in meno, di spostamenti di auto in meno al giorno. E questo tema è fondamentale anche nel dibattito, quello di portare degli elementi, dei dati oggettivi a per coloro che sostengono che le piste non sono utilizzate, no? Perché tanto alla fine l'opinione è un'opinione, no? Cioè, quindi senza portare dati si dice una frase e questa frase è difficile contestarla, no? Senza dati oggettivi. Quindi questo è molto importante, ma anche per misurare l'efficacia, perché ovviamente questa accelerata che per fortuna molti comuni hanno dato nella direzione della ciclabilità è un'accelerata che magari non sempre è quella migliore, no? Cioè non sempre ci porta a una soluzione migliore, ma sicuramente ci porta a fare per tentare di dare delle risposte immediate, no, a questo problema. Noi a Parma abbiamo diciamo questa accelerata ha anche ovviamente un po' infastiditi i conservatori, questo è normalissimo, e ci siamo trovati in un dibattito pubblico quasi improvvisato nel momento dell'apertura delle scuole. Improvvisato intendo inatteso, ho usato un termine sbagliato, inatteso, perché appunto, come vi dicevo, Parma ha una vocazione ciclabile, non ci si aspettava un dibattito così forte per fare delle piste ciclabili, no? Invece questo è successo addirittura una pagina del giornale, prima pagina del giornale si intitolava "Nuove piste ciclabili, virgola, caos e traffico in città". Quindi la conseguenza delle piste ciclabili
veniva proprio, diciamo, veniva comunicata come la causa del traffico, perché magari in qualche strada sono stati tolti 20-30 centimetri dalla carreggiata, che comunque rimane abbondante, non è che stiamo parlando di carreggiate che si sono ridotte di una o due corsie, come gli esempi che venivano fatti prima. Quindi è molto importante il tema del monitoraggio e dei dati, dal mio punto di vista, per contrastare questo fenomeno che sostanzialmente vuole in qualche modo associare la realizzazione di nuove piste al traffico, traffico che oltretutto nelle ore di punta, soprattutto all'inizio dell'anno scolastico, quando non è ancora attivo l'Epibus, per dire, o quando comunque ci sono ancora gli orari provvisori per cui i genitori portano i bambini in auto a scuola, diciamo è un fenomeno che è sempre avvenuto. E soprattutto la cosa che più diciamo sorprende è per associare appunto tutto un sistema, no, di infrastrutturazione che sono una soluzione al traffico, associarla alla causa. E vi dico, vi porto l'esempio di Parma, perché come vi dicevo Parma in realtà è abituata ad andare in bicicletta, i nostri genitori soprattutto erano abituati ad andare in bicicletta, quindi dobbiamo fare molta attenzione a questo aspetto ed è un po' il messaggio più critico che io vorrei portare oggi qui con voi in questo dibattito, in questo confronto. Dobbiamo assolutamente fare a rete, creare un dibattito nazionale appunto, in modo tale che non consentiamo queste forme di comunicazione. Non so se qualcuno di voi ha visto Crozza venerdì sera, che imitava Feltri, e guarda caso in questa imitazione Feltri, ovviamente in questa caricatura che Crozza fa, poneva come criticità della città in questo momento i monopatti nelle piste ciclabili. Ecco, io credo che solo fare vedere che il tentativo in questo caso è un tentativo che comunque è diffuso, no? Il tentativo di far passare un messaggio culturale sbagliato è diffuso, dobbiamo assolutamente fare rete, utilizzare tutti gli strumenti che abbiamo per lanciare un messaggio che è molto chiaro: la mobilità sostenibile, la ciclabilità è una soluzione al traffico. E vi dirò di più, chi rimarrà fermo non prenderà nessuna forma di finanziamento, e coloro che sostengono che bisogna rimanere fermi devono anche dire però che rinunciano ai finanziamenti che arriveranno proprio per infrastrutturare il territorio in questo modo. Quindi questi messaggi insieme credo che possono essere davvero forti, e credo che fare sentire la nostra voce, siamo in tanti, sia davvero fondamentale per approcciare questa nuova cultura della mobilità che sarà la vera sfida del futuro. Grazie Tiziana, grazie a questo appello, lo cogliamo sicuramente in pieno come ANCI, bisogna fare rete e in questo webinar ci sono tutti i soggetti giusti per alzare la voce su questo. Grazie ancora. Io passerei la parola a Riccardo Simone della Direzione Clima e Energia del MITE. Prego Riccardo, voi avete messo in piedi negli ultimi anni tantissime iniziative che riguardano la mobilità sostenibile. Il programma sperimentale ne è un esempio, ma anche gli incentivi alla domanda che avete utilizzato e monitorato. Ci racconti secondo voi come è andata negli ultimi tempi e se il coinvolgimento è fattivo e se è migliorata anche la progettazione o comunque l'approccio dei comuni su questo tema? Sì, buongiorno a tutti, grazie Giada per l'invito e per una platea così importante, insomma, per questo webinar. Riporto quindi l'esperienza che di questi ultimi anni del Ministero, che adesso è denominato Ministero della Transizione Ecologica, e in particolare delle principali misure, insomma, che sono state adottate negli ultimi 5 anni. Un attimo, condivido lo schermo. Ecco. Un attimo che ecco qua. Riuscite a vedere lo schermo?
Sì, lo vediamo correttamente, dottore. Ok. Allora, diciamo che come premessa, quindi il Ministero con diversi programmi di finanziamento si pone, diciamo così, una pluralità di obiettivi che quindi riguardano diverse azioni che sostengono la mobilità sostenibile nell'ottica di una logica integrata, perché la ciclabilità è uno dei mattoni, diciamo così, uno dei componenti delle misure di mobilità sostenibile che devono assolutamente essere considerate nell'ambito di una logica di integrazione. È considerato anche che le città, a seconda anche della loro dimensione, della loro orografia e delle loro connessioni, non adottano tutte lo stesso tipo di risposte. Quindi questo è importante al fine di valutare una logica di integrazione. Quindi la mobilità ciclistica deve sostanzialmente soprattutto essere integrata con il trasporto pubblico e anche con i servizi di mobilità condivisa. Negli ultimi tempi, diciamo così, c'è anche un nuovo impulso verso il mobility management e lo vedremo insomma successivamente. Tra insomma, i principali programmi, insomma, il più recente, il più famoso sostanzialmente, che probabilmente conoscerete del Ministero della Transizione Ecologica, sono stati gli incentivi corrisposti lo scorso anno. Questo incentivo era partito alla fine del 2019 con l'idea di utilizzare un'importante quota di fondi delle aste che si era creata verso la fine del 2019, e quindi l'idea era partita con diciamo così, un duplice obiettivo: quello di incrementare la ciclabilità e l'uso del trasporto pubblico, associandolo anche alla rottamazione dei veicoli vetusti. Quindi c'era una pluralità di obiettivi. Poi diciamo che la pandemia ha in qualche modo un po' cambiato diciamo così, quello che sembrava un programma insomma, svolto verso la fine, che ha avuto la luce verso la fine del 2019, e quindi è stato tolto il vincolo della rottamazione e sono state aggiunte ulteriori risorse rispetto a quello che erano previste inizialmente. Quindi complessivamente questo è un programma della durata di 5 anni, di cui per il momento è solo quello del 2020 che è stato completato con un complesso di risorse di oltre 200 milioni di euro, con i quali è stato incentivato l'acquisto da parte dei cittadini, come vedete, di quasi 500.000 biciclette. Ma questo è l'incentivo, ma tantissimi hanno acquistato le biciclette senza aver utilizzato l'incentivo, anche perché è stata una. Come dire, un volano per cui molti cittadini, chi lo ha acquistato indipendentemente dall'incentivo, chi pensava di aver accesso all'incentivo non è riuscito ad averlo. Quindi questi numeri andrebbero probabilmente aumentati di almeno un 30% rispetto a questi numeri che vedete qui. Tra l'altro è stato anche associato a questo programma un questionario in cui c'è stata una risposta di oltre il 50% delle persone che hanno risposto al questionario, di quelli che hanno beneficiato dell'incentivo, e se vi praticamente dal questionario risulta che oltre la metà di coloro che hanno beneficiato dell'incentivo sono persone che guidano abitualmente l'automobile. Quindi diciamo così, questo può essere colto come un segnale di quantomeno di interesse a voler utilizzare un mezzo alternativo all'autovettura. Crediamo molto anche per il futuro l'importanza di incoraggiare i cittadini ad incentivare l'acquisto di biciclette a pedalata assistita, perché è di fatto è l'unico vero strumento che è meno pericoloso rispetto ad altri veicoli, e quindi anche in termini di
diciamo così, di riduzione della velocità rispetto alle automobili, agli scooter, ed è una concreta alternativa, diciamo così, all'utilizzo dell'autovettura privata. Permette di superare i problemi dell'orografia, delle salite, della fatica fisica connessa all'utilizzo della bicicletta. E comunque, insomma, i numeri questo dicono, e probabilmente continuerà a essere così anche indipendentemente dall'incentivo. Poi voglio anche soffermarmi su questo programma di finanziamento che è stato avviato, diciamo così, con un decreto direttoriale del 2018, che è il programma di incentivazione della mobilità urbana sostenibile, cosiddetto programma Primus. Questo programma, diciamo così, che ha permesso anche alla nostra struttura di poter avere cognizione di una realtà ben più complessa di quella che ci aspettavamo, perché il programma è partito con l'idea di finanziare la realizzazione di percorsi ciclabili in sicurezza, e di percorsi ciclabili che, diciamo così, dessero veramente un concreto supporto ai ciclisti per poter attraversare, le città in sicurezza in bicicletta, evitando, per esempio, il finanziamento diciamo così, di opere che riguardavano soltanto, che so, il fatto di tinteggiare un marciapiede o cose del genere. Infatti, nella prima fase, diciamo così, del programma era assolutamente vietato la realizzazione di percorsi ciclabili che non fossero ricavati dalla carreggiata. Lo scopo era proprio quello di evitare il possibile finanziamento di percorsi ciclabili ricavati dal marciapiede. Però diciamo che quando ci sono arrivati i progetti, poi tra l'altro, come vedete, 17 milioni di euro, di cui la gran parte erano distribuiti tra queste tre azioni, di cui la parte preminente era sulle piste ciclabili. I progetti che abbiamo ricevuto ci hanno raccontato una realtà più complessa, una realtà in cui non è sempre possibile, data l'orografia del territorio, poter avere sempre il percorso ciclabile ricavato dalla carreggiata, e il fatto che nelle città c'è la possibilità, anche tramite gli spazi verdi, di poter realizzare delle piste ciclabili in sicurezza esternamente alla carreggiata, e il fatto di, diciamo così, a volte di dover sacrificare piccoli tratti di marciapiede laddove questi sono funzionali alla realizzazione di un percorso ciclabile che abbia un suo collegamento, e quindi che si inserisca in una rete di percorsi ciclabili. Abbiamo anche, diciamo, previsto, anzi reso obbligatorio, che i percorsi ciclabili fossero dotati di illuminazione e videosorveglianza, proprio allo scopo di incrementare la sicurezza dei percorsi ciclabili. A questo poi si sono aggiunte anche altre azioni che riguardavano la mobilità condivisa e il mobility management, e in particolare, facendo una sintesi delle azioni che hanno riguardato la ciclabilità, possiamo dire che questo programma ha finanziato quindi 49 progetti che prevedono complessivamente la realizzazione di 42 km di piste ciclabili in sede propria, 1450 posti bici in rastrelliere e velostazioni, oltre 500 stalli di sosta in postazioni per i bike sharing, e oltre 500.000 euro di incentivi per l'acquisto di biciclette a pedale assistita. Io sicuramente condivido e sicuramente mi riconosco, ecco, negli interventi che mi hanno preceduto, quindi sia del dottor Dondè che dell'assessore Benassi,
Però ecco, vorrei anche un po' anche nei futuri interventi, diciamo così, porre l'attenzione su un tema che è quello dell'integrazione e della convivenza, diciamo così, tra il trasporto pubblico e le piste ciclabili, perché abbiamo visto anche nei progetti che ci sono. Insomma, che abbiamo ricevuto, che non è sempre facile gestire il conflitto tra le corsie preferenziali per il trasporto pubblico e le corsie ciclabili. Questo è un tema comunque che va affrontato e poi diciamo così che le piste ciclabili hanno, diciamo così, vanno considerate sia nell'ambito di diciamo così, di un collegamento interno alla città e quindi con del centro urbano tradizionale, però noi abbiamo anche visto che soprattutto molte città che hanno un territorio articolato in frazioni, che la pista ciclabile è anche importante per attraversare i quartieri e per collegare frazioni in aree periferiche, e anche questo richiede interventi di sicurezza appropriata, sicurezza stradale appropriata per percorrere questi percorsi ciclabili. Direi che nelle grandi città sicuramente i percorsi ciclabili vanno visti in una logica importante di integrazione con il trasporto pubblico e non è possibile parlare di mobilità sostenibile se non c'è una importante rete o di linee metropolitane o di rete tranviaria che possa effettivamente essere competitiva e dare effettivamente un servizio adeguato e di efficacia a chi non utilizza il mezzo privato. Quindi ci deve essere una logica di integrazione, ma senza infrastrutture per il trasporto pubblico nella grande città la mobilità sostenibile non può esserci. Purtroppo, cioè, dobbiamo fare una ragione, tutte le grandi città europee hanno una rete importante di infrastrutture di trasporto pubblico e quindi anche dobbiamo ragionare anche in questa logica qui. Per quanto riguarda il programma sperimentale, vorrei appunto darvi dei risultati interessanti su questo programma di finanziamento che è un programma che è partito sostanzialmente dal 2018 con la realizzazione dei progetti quindi finanziati nel corso del 2017 e i risultati dicono soprattutto che oltre il 60% delle azioni rendicontate fanno riferimento alla realizzazione di piste ciclabili, ma soprattutto vorrei ecco, mostrarvi questa schermata nella quale quello che si evidenzia è che questi erano progetti integrati, quindi ciascun progetto prevedeva più interventi, quindi su 80 progetti finanziati sono stati finanziati complessivamente 471 interventi, di cui oltre 300 avviati, e come vedete la spesa riguarda soprattutto la ciclabilità. I percorsi ciclabili e pedonali sono oltre la metà praticamente del budget, e anche insomma, la rendicontazione è molto importante. Opere per l'integrazione modale sono parcheggio e le ciclostazioni. Le ciclostazioni rappresentano oltre il 70% di questa spesa. Servizi e infrastrutture di mobilità condivisa riguardano il car sharing, il bike sharing e lo scooter sharing. Il bike sharing anche qui ha una quota rilevante. Agevolazioni e incentivi sono sostanzialmente i buoni mobilità con i quali molti comuni hanno incentivato l'acquisto di biciclette a pedala assistita. Quindi, come vedete, questo programma sulla mobilità casa scuola e casa lavoro è un programma che alla fine è diventato, nonostante che permetteva, come vedete, l'incentivazione di diversi interventi, ma alla fine sostanzialmente si sono focalizzati i comuni soprattutto sulla ciclabilità e soprattutto sulla ciclabilità casa scuola, che quindi ha avuto diciamo così, un impulso importante attraverso questi finanziamenti. Infine, diciamo così, da ultimo, cioè,
questo decreto che ha in qualche modo apportato delle modifiche importanti al precedente decreto Ronchi su Mobility Management, che quindi incentiva ancora di più rispetto a prima l'adozione di interventi di mobility management presso le aziende, perché non si è potuto parlare di casa scuola, perché come quindi voi sapranno i piani mobilità casa scuola sono demandati a un intervento del Ministero dell'Istruzione sulla base di una normativa del 2015 finora mai attuata, e quindi diciamo così, questo decreto che è stato adottato in attuazione dell'articolo 200 prevede quindi una nuova articolazione dei piani spostamento casa lavoro e ha anche indicato delle possibili tipologie di interventi da indicare nel piano spostamento casa lavoro, che quindi deve essere sia una fase di analisi, di raccolta dei dati, ma anche ovviamente di individuazione delle azioni che possono essere svolte a livello delle aziende che intendono attuare degli interventi di mobility management, tra cui ovviamente non possono mancare gli interventi che riguardano i parcheggi per biciclette e gli incentivi per l'acquisto di biciclette. Da ultimo, diciamo così, vorrei mostrarvi una piccola cosa, ecco, che è stata fatta con degli incentivi, con il programma sperimentale Casa Scuola Casa Lavoro. Questo è un piccolo video che ci è stato inviato dal Comune di Arezzo, con il quale praticamente dimostrano come loro monitorano l'utilizzo della pista ciclabile tramite il totem contabici che noi avevamo visto, diciamo così, in alcune città europee. Questo è stato incentivato con il programma sperimentale e quindi, diciamo così, è una piccola cosa che però speriamo che sia anche divulgata e trovi maggiore diffusione un po' in tutte le città. Grazie Riccardo, grazie mille. Sì. Grazie a tutti. Questa è molto, molto carina del totem contabici. D'altronde ci stiamo chiedendo se si sta lavorando abbastanza sul, non solo sull'incentivo alla domanda, ma anche sull'analisi dell'utenza, poi dell'utilizzo, a parte delle infrastrutture, ma anche dei servizi. Io per esigenze organizzative, se gli altri relatori sono d'accordo, lascerei la parola a Maria La Pietra, che è impegnata anche con questa campagna elettorale che impegna molte grandi città in Italia in questi giorni. E Maria, tu so che hai un video, se riesci, se no chiedo alla regia di mandarlo. Sì, prima del video vorrei innanzitutto ringraziare l'architetto Dondé, che ha fatto una presentazione bellissima e molto utile. Devo dire, veramente dovrebbe essere divulgata il più possibile, soprattutto alle nostre amministrazioni. E poi ringrazio Anci, in particolare Giada Maio e anche Antonella Galdi, perché in questi anni ci hanno supportato tantissimo. Io devo dire che il mio mandato alla fine, quello che mi mancherà di più siete proprio voi, questo gruppo di lavoro che ha avuto un obiettivo importante, e cioè la mobilità sostenibile, la mobilità attiva delle nostre città, super partes apolitico. Meno male, mi avete ridato fiducia tante volte in questi anni di mandato, quindi spero proprio che continuerà questo lavoro importante. Io lo ricordo a tutti, 5 anni fa sono arrivata a Torino, io arrivo dalla città delle biciclette, Reggio Emilia, dopo 10 anni in Svizzera, uno stato diciamo concentrato sulla mobilità attiva e le zone 30, sono arrivata nella città delle auto. Il mio assessorato era l'assessorato alla mobilità insostenibile, le biciclette erano sotto il verde, non erano sotto di me, erano sotto l'ambiente, quindi la mobilità del fine settimana. E io ringrazio anche Simone, il dottor Simone, che ci ha supportato tanto in questi anni, che di guai abbiamo trovati nel nostro mandato. Quindi assolutamente siete stati tutti molto vicini a quello che abbiamo... Cosa abbiamo trovato? Quindi una città delle auto, un assessorato alla mobilità insostenibile, io a bilancio avevo 128 euro all'anno. Avevo 128 euro dedicato alla mobilità ciclabile.
Quindi questo è quello che ho trovato, quindi sicuramente difficile. Giustamente il dottor Dondè, l'architetto Dondè, diceva che bisogna tanto agire sulla cultura. Questo video vi fa capire come abbiamo cercato di approcciare, soprattutto in un momento di pandemia, dove eravamo tutti un po' tristi, come ridare un po' fiducia alle persone di uscire di casa con una mobilità attiva e quindi cambiare proprio il concetto. Vi dico solo che negli ultimi giorni Fiat ha annunciato che sopra il tetto del Lingotto, voi sapete che sopra il tetto del Lingotto era una pista per andarci con le autovetture e fare le prove, diventerà una pista ciclopedonale. Pensate com'è cambiato il mondo, quindi diventerà una bellissima ciclopedonale piena di alberi. Adesso, se riuscite a mandare questo video, diamo un po' di sorriso. Sì, assessore, lo mandiamo noi dalla regia, un solo istante. Il gabbiano vicino al mare. No, l'hai fatto scappare. Ma questo è Torino? È Firenze. È Torino. Siamo stati fermi per un periodo che ci è sembrato interminabile. Sì, lo ammetto. Giustamente lui chiude le finestre essendo stato in casa 3 mesi. Se no entrano i gabbiani. In questo periodo abbiamo imparato molte cose. Sì, a toccare i fiori finti. Abbiamo imparato che le nostre abitudini si possono modificare. Bravo, la macchina non serve. Bravo. La apri e poi la chiudi. Ma soprattutto abbiamo imparato che il bene collettivo dipende dalle scelte individuali. Bici. Ma è anni 20 quella bici. Tutta arrugginita, quello che ci vuole. Intanto fa bene perché usa la bici, vedi? E il casco che non metteva dal 94. Adesso è giunto il momento di mettere in pratica quello che abbiamo imparato. Con la luce annessa in pieno giorno, ottimo. Dobbiamo privilegiare gli spostamenti in bicicletta. Giusto. Che una mobilità più sostenibile è necessaria. Lei prende il tram, giusto? Controviali a 20 km all'ora e case avanzate sono il primo passo verso una nuova mobilità sostenibile. Che spavaldo, si piazza davanti. Attenzione, cipollini. Attenzione, il verde è scattato mezz'ora fa. Ma si parte, si va. Naturalmente hanno suonato, ma... I mezzi pubblici sono un servizio essenziale da condividere con responsabilità. E lei, in totale solitudine, più responsabile di così. Impareremo a condividere la strada e a non sentirci più in competizione. Adesso, i prossimi passi toccano a noi. Attenzione, lui arriva. Lei legge un libro bianco. Andando da lei! Suspense. Attenzione. Tutto sudato, ma non puoi, ma non gli è neanche detto niente. Ma no, ma perché è caduta la catena, quindi lei lo sta aiutando e sta andando via, vedi che era. Una bella passeggiata sotto il drone era quello che ci voleva oggi. Ho capito, ma ragazzi, ma l'ha conquistata dopo uno sguardo. Cioè, ma magari sono amici, oggi. E si perdono nel verde. Ma non è Firenze, è Torino. Questo verde incredibile. Guarda quanti alberi crescono se usi la bici. È un'ipotesi, cioè questo è il futuro migliore che possiamo augurarci. No, non l'ho capito. Che bella Torino. Che bella atmosfera. Non vedi neanche più lo smog. Grazie, grazie che siete riusciti a mandare il video. Come avete visto è molto simpatico, ci siamo un po' presi in giro perché come dicevamo c'è stato sicuramente un periodo di pesantezza legato alla pandemia, ma soprattutto non è stato facile passare questo messaggio nella città delle auto. In questi anni ci sono volute sicuramente le spalle grandi, anche i giovani si sono messi molte volte di traverso verso questa nuova mobilità. Adesso si stanno facendo i primi passi, complice anche la pandemia in un senso positivo, e questo ci sta aiutando tantissimo. Io ho dovuto lasciare la bicicletta per problemi miei, diciamo fisici, l'ho ripresa in questi giorni. È bellissimo girare e andare sulle case avanzate e mettersi davanti all'autovettura insieme ad altri ciclisti che insieme a me si stanno godendo anche sulle controviali ciclabili. Si va più in sicurezza anche solo per una striscia posata per terra. E devo dire che veramente la gente è contenta di andare in bicicletta. Difatti il messaggio che avevo lasciato ad Anci era proprio questo. Torino sta riscoprendo la voglia di libertà, la voglia di bicicletta. Io volevo proiettarvi queste slide, adesso se ci riesco. Poi mi dite se ci sto riuscendo. Ok. Le vedete?
Si vedono? Sì, le vediamo. Perfetto. Quello che è stato fatto in questi anni, allora giustamente dicevate prima, bisogna anche avere dei tecnici adeguati per portare avanti la mobilità ciclabile nella nostra città. Io ho avuto la fortuna di incontrarli, siamo pochi nel nostro assessorato, siamo sempre di meno perché è l'altro problema dei comuni, ma sono stati straefficienti. Siamo riusciti a allocare le risorse del React, noi adesso sono praticamente 15 milioni dedicati alla mobilità attiva, alla mobilità ciclabile. Sto firmando decine e decine di delibere per farle passare in giunta domani, quindi prima di andare via, per riuscire ad allocare le risorse, per riuscire veramente a fare qualcosa in più. Abbiamo ereditato una rete importante, si può fare sicuramente meglio, abbiamo un biciplan che entrerà all'interno del piano urbano della mobilità sostenibile della città metropolitana, quindi con tutti i collegamenti verso gli altri comuni, giustamente con una rete di trasporto pubblico, come si diceva prima, adeguata alle esigenze di una mobilità attiva, quindi io penso che veramente sia stato fatto molto. Poi c'è ancora tantissimo da fare, sicuramente sì, si parlava anche di urbanismo tattico, ci abbiamo provato. Prima l'architetto Dondè diceva ogni volta che io ci ho provato, poi dopo sono diventati progetti strutturali. Noi abbiamo ricevuto anche qui molte critiche. Città non è solo, Torino non è solo città dell'auto, ma è anche una città diciamo della cultura, non so se adesso sono riuscita. Ho interrotto la condivisione? Sì, no? Sto facendo dei passi. Non ho interrotto la condivisione. E quindi sicuramente si fa fatica a Torino più di altre città. Abbiamo anche una sovrintendenza molto rigida e la cultura intesa anche come cultura dell'auto. Quindi veramente a volte si preferisce un grosso parcheggio di una pedonalizzazione a bolli o colorata. E quindi sicuramente si fa fatica, spero che cambi nei prossimi anni. Abbiamo messo da parte con i fondi del React numerose risorse proprio per far diventare strutturale le nostre sperimentazioni anche di viali, ciclopedonali. Dall'altra parte, dove si mettono le auto? Dove le infiliamo? In un cassetto. Ci sono ancora tantissime auto pro capite e poi lo dico sempre, Torino ha un altro problema, ci sono tantissime auto non assicurate, sono veicoli a ventosa lasciate abbandonate in giro per le nostre città. Un tempo il Ministero della Giustizia si prendeva in carico anche di smaltire queste auto e quindi dava ai comuni delle risorse che adesso non vengono più date. Torino spende 500.000 euro in media all'anno per smaltire rottamare le auto, anche questo è un problema, perché come dicevo abbiamo una percentuale enorme di veicoli che rimangono lì e occupano le strade, più i deor che sono nati diciamo durante la pandemia, più tante altre cose, lo spazio è sempre minore e giustamente i cittadini poi si ribellano e quando anche vedono un corso bellissimo, colorato, dedicato alla ciclopedonalità, giustamente poi c'è la rivolta degli automobilisti, quindi c'è tantissimo lavoro. Spero di potervi seguire da lontano, ma sono sicura che farete del vostro meglio. Quindi vi saluto calorosamente e vi aspetto presto a Torino. Grazie Maria, grazie molte per la tua esperienza e per la tua passione oltre che per la competenza. Molte città dopo la vostra per esempio avventura delle strade scolastiche delle zone scolastiche si sono avventurate sui pittogrammi colorati e devo dire che le risposte sono per lo più diciamo di entusiasmo. Chiaramente c'è un'ondata conservatrice sicuramente dove va in competizione l'automobilista per la sosta, soprattutto per l'utilizzo dello spazio e non è guidata da un'azione forte di comunicazione, di informazione, di formazione, sicuramente il ritorno, l'ondata di ritorno è molto molto violenta. E io passerei la parola a Riccardo Capecchi del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili. Riccardo, cosa può fare il governo per aiutare questo processo che è sicuramente di cambio culturale? Beh, allora, buongiorno a tutti. Io ho preparato qualche slide che adesso scorriamo velocemente per far vedere un po' di risorse che noi abbiamo messo a disposizione nell'ultimo periodo. Alcune sono in qualche modo state prima raccontate da Riccardo Simone del MITE, ma poi vorrei
rapidamente concentrarmi sulla necessità di fare alcune operazioni di discontinuità rispetto al quadro nel quale noi ci stiamo trovando. Perché, come ha in qualche modo rappresentato la narrazione di questo evento, stiamo toccando con mano come ci troviamo di fronte, un po' per in qualche modo concomitanza con l'esperienza della pandemia, ad affrontare la necessità di una discontinuità regolatoria rispetto a questo modello. La mia esperienza appunto è di giurista della regolazione, ho svolto mestieri in altri campi in passato e ho una certa attenzione da utente della strada a questo tipo di mobilità. Proprio per questo io credo che la definizione di un quadro di regole strutturali che modifichino gli approcci rispetto a questo tipo di mobilità sono il turning point rispetto a un modello che più di uno stamattina ha definito autocentrico, per trasformare questa nuova visione di mobilità urbana non tanto in mobilità sostenibile ma in mobilità più efficiente. Quindi rispetto a questo ci sono alcune scelte che devono essere assunte. Vi faccio rapidamente vedere, giusto per una, aspetta un attimo, condivisione, un attimo, condividi schermo, scusate. Vediamo, so se ci sono riuscito. Sto condividendo? No, no, non vediamo nulla ancora, dottore. Aspetti un attimo. Vediamo. Vedete adesso? Sì, adesso lo vediamo, grazie. Okay. Allora, qui una breve carrellata su quello che il governo sta in qualche modo mettendo a terra in termini di strumentazione per le mobilità sostenibili. Il quadro è sicuramente importante, insomma, il PNRR, come sapete, ha messo in campo risorse per treni, autobus, trasporto di massima, con risorse superiori ai 7 miliardi. Quindi in qualche modo possiamo dirci con una certa consapevolezza che c'è la voglia di creare una discontinuità rispetto alla mobilità sostenibile. A questo si aggiunge, come è noto, che le tematiche temporali che sono connesse all'implementazione del PNRR impongono che le cose si facciano in tempi chiari, quindi fatti e non chiacchiere. Sugli interventi in qualche modo abbiamo risorse importanti rispetto a quello che si è fatto per la mobilità ciclistica nell'ordine di 600 milioni, che poi non sono conclusive perché oltre a queste si aggiungono, come diceva prima Simone, queste risorse per l'acquisto di mezzi e ruote. Su questo poi tornerò dopo. In questa è stata in qualche modo un'prima azione di coordinamento fra le due amministrazioni che hanno portato a costruire un processo per la messa in disponibilità rapida per l'acquisto di mezzi. Ha funzionato talmente bene che non si trovano più i mezzi da comprare. Poi ci sono ulteriori risorse per le ciclovie urbane e quelle turistiche che sono già disponibili sul bilancio dello Stato. Il Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche è uno degli assi sui quali noi ci muoviamo per la costruzione di un grande sistema di viabilità. Non l'abbiamo inventato noi, è in qualche modo un modello che scende dal quadro europeo e dal sistema europeo, e con la legge 2 del 2018, che a tutti nota, immagino, abbiamo immaginato di creare intanto 10 ciclovie nazionali sicure, rispetto alle quali mettere su strada, su tutto il territorio nazionale, persone che possano appunto godere di un progetto che è appunto per la sua natura principalmente turistico. Ma il turismo è un pezzo delle attività che noi possiamo fare con questo mezzo, con questo sistema di mobilità, anche perché abbiamo una costante crescita degli utilizzatori, come dicevamo prima, e le risorse vanno in qualche modo a sviluppare un modello finalizzato a superare quello che hanno attribuito il primo distacco, garantendo quindi a tutti un diverso modo di fruire degli ambiti urbani ed extraurbani. Poi il problema è che gli interventi sono spesso estemporanei, a un certo punto in una norma
è entrata la disponibilità di alcuni milioni di euro per il finanziamento delle cosiddette autostrade ciclabili, poi dopo qualche tempo quelle risorse sono state magicamente spostate e sono state destinate a un'altra iniziativa che riguardava un percorso cicloturistico nazionale che non si fa in carreggiata in corsia protetta, ma si fa attraverso il finanziamento di una cartellonistica per assegnare un percorso bello, interessante, ma che al momento non rientra in alcuno dei vostri programmi. Quindi in qualche modo l'estemporaneità degli interventi rappresenta una delle criticità su cui dobbiamo lavorare. Poi abbiamo anche risorse che vanno per le ciclabili urbani e che invece afferiscono alle competenze di direzione TPL del Ministero, che finanzia interventi che vanno a disposizione dei comuni di grandi dimensioni, a cui si aggiungono ulteriori iniziative finalizzate per esempio alla realizzazione di poli, di punti di contatto tra le stazioni ferroviarie e i grandi poli universitari. Abbiamo quindi, come dicevo prima, ancora risorse che potranno essere attivate con i PON, con i POR, il Fondo di Sviluppo e Coesione. In tutto questo è evidente che quello che serve, che su cui si dovrà lavorare, è uno sforzo congiunto di Stato, Regioni e enti locali per far sì che tutte queste attività portino ad essere questo progetto, questi vari interventi parte di un progetto. Perché gli obiettivi sono importanti, portare a compimento il progetto Bici Italia che ci connetta, come dicevo, a Eurovelo, rendere prospetticamente uso della bicicletta facile ed agevole, provocare e proporre città a misura di ciclista nelle quali il mezzo è utilizzato con un supporto all'acquisto e anche una sicurezza della circolazione. E un obiettivo è quello di dare regole che consentono di uscire ogni mattina senza timore per l'uso per la propria salute, insomma. Quindi in questo senso diventa assolutamente necessario, aspettate se riesco a togliere la condivisione, perché sono un po' scherzetto io su questo. Scusate, come si fa? Faccio questo pulsante. Giusto? Sono riuscito? Fantastico. Sì, correttamente, grazie. E quindi vi stavo dicendo, questa brevissima carrellata che vi ho fatto serve a dire che ovviamente le risorse sono state messe in campo, ma non bastano le risorse. Noi dobbiamo fare alcune cose di, in qualche modo, di sistema che rompano un paradigma che è quello, come dicevo prima, della contrapposizione fra mondi. Innanzitutto dobbiamo fare una cosa semplice, dobbiamo fare i parcheggi, perché se non abbiamo dei posti dove mettere questi mezzi a due ruote, quali che siano in sharing, privati, biciclette, monopattini, dove poterli lasciare, questi se sono free floating impiastreranno le città, le strade, saranno di intralcio. Se sono privati semplicemente rimangono nelle cantine di casa, quindi i 200 milioni che abbiamo dato a gente che usava l'automobile, quei 200 milioni rimangono a essere stati spesi probabilmente per la grande parte per gente che nel migliore dei casi la bicicletta la usa il sabato o la domenica. Cosa utile? Sì. Risolve il problema? No. Su questo bisogna lavorarci. Poi il tema delle regole di uso delle città e dei contesti urbani è un tema su cui noi dobbiamo impegnarsi a trovare una condivisione, e su questo, sulla mobilità in sharing, vanno fatti dei passi avanti. Abbiamo incontrato qualche settimana fa al Ministero le grandi società di sharing che esercitano il servizio di monopattini, anche su questi abbiamo provato a trovare delle soluzioni che consentano di far andare in sicurezza questi mezzi in strade dove sono in contemporanea mezzi a due ruote, monopattini e automobili, e su questo bisogna fare uno sforzo di regolamentazione, bisogna farli andare a velocità definite, in sicurezza, garantendo probabilmente che vi sia anche una loro maggiore visibilità, soprattutto in orario notturno, peraltro rispettando delle leggi che già ci sono, perché la legge del 2019 che ha previsto la sperimentazione già dentro a tante cose che poi le città non fanno rispettare, purtroppo. Poi la colpa
di fanciulla, come diceva mia nonna, però c'è un tema anche di tolleranza zero che noi dovremmo in qualche modo imporre alle nostre forze di tutela della viabilità in ambito municipale. Dopo di ciò c'è un tema anche di coordinamento delle azioni fra le varie amministrazioni. Abbiamo sentito prima citare il Ministero della Transizione Ecologica, io qui parlo per il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, abbiamo sentito citare il Ministero dell'Istruzione per quanto riguarda la gestione delle scuole. È chiaro che se ci sono risorse sparse e attività sparse, poi i comuni fanno un po' in qualche modo di necessità virtù e si organizzano per gestire le proprie criticità, è chiaro che avremo tanta buona volontà ma poca efficienza di sistema. Il tema lanciato prima da Dompè rispetto alle grandi testimonianze di città come Parigi, e Bruxelles, la Spagna, che prevedono la creazione di zone 30, è un tema su cui bisognerà confrontarsi, perché è chiaro che poi, per quanto mi riguarda e per quanto riguarda chi è in qualche modo un decisore pubblico, essere drogati dal fatto di vivere in città come Roma crea una asimmetria informativa rispetto alla necessità di assumere decisioni per contesti in cui invece i perimetri urbani sono molto più piccoli. Se pensate che i monopattini a Parigi, per esempio, sono regolamentati, per cui il casco obbligatorio in extraurbano, è chiaro che la definizione dell'urbano fa la differenza per poter stabilire se e come utilizzare questi mezzi. Il tema della regolamentazione pro futuro è un tema essenziale dopo questi due anni di vita vissuta in periodo pandemico, post-pandemico, perché da qui noi possiamo soltanto assumere delle decisioni che valgono per il futuro. Come avete visto in questi giorni sui giornali c'è il dato che, per esempio, a Roma il traffico è aumentato del 20% rispetto alla fase pre-pandemica. È chiaro che noi abbiamo un problema di natura generale rispetto al quale o prendiamo decisioni ora o non ce la facciamo. Quindi il mio obiettivo è quello di promuovere un'azione di coordinamento fra le amministrazioni nazionali e locali, lavorare per portare a casa il primissimo risultato, che è quello di far sì, e su questo metteremo anche qui un po' di risorse, la realizzazione di infrastrutture nelle città, quindi i parcheggi che sono indispensabili per poter cambiare la percezione, perché il modello è end-to-end, quindi tu devi uscire da casa e devi poterla lasciare il mezzo, altrimenti non lo utilizzerai mai. Ed infine il tema della velocità, i 30 km/h, è un tema che dovrà arrivare nelle tavole giuste. Io spero che il Parlamento, nella discussione anche del disegno di legge di conversione del decreto legge sulle infrastrutture, possa valutare questa tematica al pari della tematica della regolamentazione dei monopattini. Credo di aver dato un po' di informazioni sufficientemente confuse rispetto ai bisogni che noi abbiamo sul tavolo, però la sfida che oggi abbiamo è quella di provare a far convergere diverse responsabilità con un'unica visione. Grazie. Grazie a te, Riccardo. Sì, serve assolutamente una governance molto molto compatta su questo tema, altrimenti la testa degli italiani lo la cambiamo. Alessandro Tursi, presidente di FIAB, prego Alessandro, lascio a te la parola. Ti voglio chiedere, con la vostra esperienza anche localmente nelle città, per come spesso la conformazione dei comuni italiani, quindi un po' diversi dalle città che ci illustrava Dondè, no? Nelle immagini, penso a Copenaghen, Parigi, agli spazi ampi, secondo te ha un impatto sul liberare spazio alle macchine, oppure è solo un alibi, diciamo, a livello poi di attuazione delle norme?
le nostre, innanzitutto salve Giara, salve a tutti, tra l'altro vedo nella platea gli amministratori di molti comuni della nostra rete dei comuni ciclabili, quindi diciamo vecchie amicizie come appunto l'assessore Bernassi Farma, Torino, ma vedo anche Vicenza, Carpi impegnatissima in un processo di trasformazione notevole, Arezzo che so anche dalla FIAB locale state facendo grandi cose, vedo Rembo De Mascia, c'è anche un'amicizia personale, assessore qui di Pescara, che tra l'altro accompagna i suoi bambini ogni mattina in pedibus, quindi cosa meritoria. Allora, venendo alla tua domanda, Giada, non c'è nessuna scusa, nel senso che le città italiane hanno spazi adeguati. Roma ha strade gigantesche, di Roma, Nomentana, dove hanno fatto la ciclabile, via Cristoforo Colombo, gigantesche, ma anche città che hanno, non hanno strade enormi. Qual è il problema? È che in Italia tutto lo spazio disponibile è stato inzeppato di auto. Allora, se ho la possibilità, faccio un lato di parcheggio. Ho ancora spazio, faccio l'altro lato di parcheggio. Mi avanza spazio. Anziché in linea faccio i parcheggi a pettine, così ce ne metto di più. Perché sostanzialmente è una tossicodipendenza d'auto. Noi non siamo come FIAB talebani contro l'auto. L'auto è un mezzo che contiene tantissima intelligenza, tantissima tecnologia. Il problema è che ne facciamo un abuso e quindi un uso stupido. La sega a motore è uno strumento intelligente e utile, ma se uso la sega a motore per sbucciare una mela anziché un coltello, ne sto facendo un uso stupido e spreco la mela, la distruggo. Questo è il modo in cui usiamo l'auto, cioè per spostamenti. Le statistiche parlano di qualche anno fa del 66-67%, quindi due spostamenti su tre sono in auto inferiori ai 3 km. Vuol dire che sono troppi. Togliamo le persone che hanno problemi motori, poi in realtà sappiamo che i cosiddetti disabili vanno invece con mezzi alternativi benissimo, ma togliamo chi ha problemi il giorno di pioggia, pochissimi in Italia, la volta in cui devi fare lo spesone, la maggior parte di questi spostamenti sono evitabilissimi. Il problema è la corsa agli armamenti. Non prendo la bici o non vado con mio figlio in bici a scuola perché ci sono troppe auto, quindi lo proteggo in auto. Esattamente la logica perversa della corsa agli armamenti, come l'abbiamo vista fino a fine anni 80 tra le due superpotenze. Io non voglio la guerra, ho paura dell'altro, mi faccio altre armi nucleari. E così ci si fortifica, si alzano i muri e si entra in una spirale, in un circolo vizioso. Ma al di là di Roma, la cosa vale per tutte le città italiane. Basta fare sensi unici, basta dire in questa strada non parcheggi. Che se non basta il senso unico, puoi togliere il parcheggio. Sono d'accordissimo nell'integrazione. Io sono anche un urbanista, ho fatto diversi biciplan e devo dire che da quando ci sono le nuove norme del 2020, quella del decreto di lancio e quella del decreto semplificazione, faccio lavoro su due livelli di biciplan. Rete transitoria, ho preso il termine dal Comune di Roma, mi piace molto, non un pop-up, transitoria. Cioè, intanto si fa una lenzolata in strada con delle semplici pitture, ma è una ripartizione dello spazio pubblico, attenzione, è un dire, questo spazio è prevalentemente delle bici, anche se non è invalicabile. Poi si prevede una rete strutturata, laddove è possibile, fatta comunque, anche se protetta, le ciclabili monodirezionali, quindi è l'evoluzione protetta delle corsie. Anch'io, come Dondè, prediligo queste piuttosto che la ciclabile bidirezionale, che è bella e sicura, ma tra un incrocio e l'altro. Quindi in extraurbano va benissimo. In città dove hai una serie di intersezioni è meglio muoversi sulle monodirezionali. Corsie ciclabili in un primo momento, laddove ci sono viali che non si possono andare a 30 all'ora, è bene farle con il cordolo. Ma per un altro motivo, perché in Italia comunque è tollerata la sosta abusiva su qualsiasi spazio, quindi le corsie ciclabili vengono anche usate per questo, altrimenti non servirebbe. Vorrei fare un discorso un pochino di sistema, anche riallacciandomi alle cose che ho sentito di chi mi ha preceduto. Più o meno siamo una piccola comunità agguerrita, quindi ci conosciamo tutti, ci troviamo ai convegni, sottoscrivo e non ho da contraddire nulla di tutto quello che hanno detto coloro che mi hanno preceduto. Vorrei provare a fare un discorso per punti. Allora, parte, vabbè, FIAB e ANCI, noi siamo abbastanza alleati anche sufficiosamente, come Giada sa bene, anche delle interlocuzioni presso il Ministero e altro, perché tra l'altro noi abbiamo molto supportato. Cioè, siamo contenti che molti amministratori pubblici abbiano recepito molte istanze di FIAB a livello locale e noi come FIAB supportiamo quello che ha proposto e ha ottenuto, cose meravigliose, il gruppo di lavoro di ANCI, appunto, pensiamo ai due decreti che citavo prima, corsie ciclabili, case avanzate, doppio senso ciclabile e molto altro.
la nostra sfida è la transizione dello spazio pubblico, si parla di transizione ecologica. La transizione per le città passa per la liberazione e restituzione alle persone dello spazio pubblico. La città non è l'insieme di case, le case stanno anche fuori città, sono spazi pubblici, gli edifici. Io da urbanista mi ricordo che si lavorava moltissimo sul volume chiuso e si considerava secondario lo spazio interstiziale, mettiamo qui una piazza, un luogo di incontro, ma tutti gli spazi tra i volumi chiusi, tra gli edifici, sono spazio pubblico, non sono infrastruttura per il trasporto. Quelle sono tra la città e l'altra, le ferrovie e le strade. Le strade in città sono lo spazio pubblico per eccellenza. Ok, quindi anche lì l'approccio non dovrebbe essere quello di tipo ingegneristico da traffico. In città c'è l'approccio da spazio pubblico. Le auto sono degli intrusi che vanno tollerati, ma vanno limitati il più possibile, perché poi le nostre città, che hanno un tessuto urbanistico stratificato nei secoli, quando non nei millenni, caso di Torino prima, ma tante altre sono città di impianto romano, figuriamoci se possono essere adatte all'uso massiccio delle auto. Il problema non è che le nostre città non sono adatte all'uso della bici, le nostre città non sono adatte all'uso dell'auto. E l'uso e abuso dell'auto, considerare tutto lo spazio pubblico di diritto, un garage a cielo aperto, ha reso le nostre città invivibili, poco attraenti anche economicamente, perché una grande società nord europea che deve scegliere la propria sede per il mercato del Mediterraneo, sceglierà più volentieri Siviglia o Barcellona o Valencia che Roma o Napoli o Genova magari. Perché? Perché vabbè, il clima è buono anche da noi, si mangia magari meglio ancora che in Spagna, ma la vita fuori dalla porta di casa, dalla porta di casa alla porta dell'ufficio, o per il figlio magari del dirigente di questa società che deve andare a scuola corazzato in auto perché non è libero di andarci da solo in bici, questo scoraggia molto. Non ci rendiamo conto perché lo consideriamo normale, ma è un pesantissimo handicap economico di mancanza di attrattività delle nostre città. Quindi liberare lo spazio pubblico è la premessa fondamentale per rilanciare la città e l'economia urbana. Però su questo vorrei anche dare dei segnali di speranza, prima di parlare della controreazione che stiamo avendo, come ha citato anche chi mi ha preceduto. Si sta creando, con meno rumore della controreazione, ma si sta creando un'alleanza silenziosa ma continua. E io ne ho fatto un fondamento del mio mandato da presidente FIAB, di creare un blocco sociale per far capire. In Italia abbiamo poca cultura del win-win, cioè abbiamo sempre la tifoseria, no? Guelfi Ghibellini, poi Guelfi Bianchi e Guelfi Neri, caso di Dante Alighieri che è morto in esilio, oppure Milan contro Inter, prima erano Bartali contro Coppi. Abbiamo nella Seconda Repubblica, ci ricordiamo, ci sono stati fatti anche dei film abbastanza satirici su quei naufraghi in un'isola deserta, i daleniani e berlusconiani. Viviamo di contrapposizioni nero-bianco, e quindi se vince uno perde l'altro. Fino a un po' di anni fa, mi ricordo che nel campionato la vittoria valeva 2 punti, il pareggio 1 punto, la sconfitta 0. Oggi vale 3 la vittoria. Quindi i punti erano quelli, un gioco a somma 0, quindi quello che prendi tu lo stai togliendo a me. Ed è la stessa concezione che si ha in politica e anche nella politica dello spazio pubblico. Ed è una concezione sbagliata che dobbiamo superare in Italia. Esistono vari tipi di gioco, ci sono quelli a somma zero, parlo di teoria dei giochi, non gioco infantile, nel senso proprio si usa in economia, si usa in strategia militare. Esistono i win-lose, cioè o vinci tu o perdo io, quindi a somma zero. Esistono quelli lose-lose, dove perdono tutti, la guerra. Chi vince la guerra è quello che ha avuto meno perdite, meno distruzione, ma comunque conta tutti. Quindi tutti perdono, vince quello che perde meno. Ed esistono specularmente le strategie win-win, dove vincono tutti. Ecco, trasformare la mobilità verso la bicicletta, soprattutto che è il mezzo più efficiente, la pedonalità, il trasporto pubblico e anche monopattini, io che non lo uso e non lo amo, ma molto meglio 10 persone in monopattino che 10 persone in auto, ebbene, questo è win-win, perché ci guadagnano tutti, anche coloro, quei pochi, sono pochi, che veramente non possono fare a meno dell'auto. Io devo dire che tra i nostri più grandi sostenitori ci sono i tassisti, gli agenti di commercio, queste persone che vivono in auto e passano gran parte della giornata imbottigliati nel traffico, perché ci sono tante persone che prendono l'auto per fare 800 metri andare dal panettiere, 1 chilometro per andare a prendere il figlio a scuola. Quindi lì diventa poi l'uso inefficiente dell'auto per un abuso. Come i farmaci, l'aspirina è ottima, ma è ovvio che 5-10 aspirine al giorno mi spappola il fegato e diventa un veleno. Ah, ma l'aspirina è velenosa. Tutto è velenoso in certe dosi.
persino l'acqua, oltre certe dosi si può morire per autoannegamento per bere troppa acqua. Tutto può essere tossico in certe dosi. Nell'auto noi abbiamo delle dosi tossiche e deleterie dannose di auto, di motorizzazione d'auto. Ma dicevo, questa alleanza che si sta creando, vi cito un caso uno su tutti. Beh, c'è quello con i pediatri italiani, per cui FIAB e i pediatri per promuovere la mobilità scolastica. Potete trovarle sul sito fiabitalia.it e potete prenderle ed utilizzarle aggiungendo i vostri loghi, mi riferisco soprattutto ai comuni ciclabili, ma anche gli altri. Prendete contatto con le FIAB locali, ne abbiamo 150 in tutta Italia, e li mettiamo a disposizione gratuitamente. Abbiamo le infografiche a scuola sicuri, a scuole sicuri prima la bici, che freddo farma dai pedala, sempre con i pediatri italiani, quindi sono i pediatri insieme a FIAB che lo dicono alle mamme, ma ancora di più sulle categorie economiche. Abbiamo creato una campagna spesa quotidiana prima la bici, dove i nostri partner che si vedono i loghi sono Confesercenti e CNA, cioè Confederazione Nazionale Artigianato. Confcommercio non ha aderito, Confcommercio è la parte più conservatrice, devo dire, ma noi non abbiamo nemici, è solo questione di tempo, perché lo capiranno, e alcuni di Confcommercio lo stanno già capendo. Ma già avere un'infografica, se la cercate, FIAB e Confesercenti, questa infografica che potete usare, si parlava prima di comunicazione, penso ai piccoli comuni che non hanno i mezzi per prodursi video e altro, la prendete, parlate con la FIAB locale, addirittura a Parma, tanto per citare la città della Benassi, della Tiziana Benassi, a Parma, dove tra l'altro vive il segretario generale della Confesercenti, hanno fatto questo tipo di campagna insieme alla ASL locale, con il logo della ASL, ad esempio. Abbiamo fatto proprio le infografiche, e c'è la versione per il sito internet, per i post FIAB, per i post Facebook, per la copertina Facebook e anche quello verticale per Instagram. Abbiamo tutto il kit grafico che vi mettiamo a disposizione per far capire che non è diamo spazio a quei poveri sfigati, a quei quattro matti ambientalisti e dei ciclisti contro i poveretti vessati in auto che poi vengono bloccati, ma che ci sono tante forze economiche e sociali dietro e che ci guadagniamo tutti, anche chi veramente non può fare a meno dell'auto. E altre cose, insomma, quindi a questo punto, questa ondata che io ho chiamato un editoriale di FIAB, la controrivoluzione bici, no? Prima si parlava del caso di Feltri che è diventata una macchietta nella versione di Crozza. Ecco, io la paragono un po', vedevo qualche giorno fa su un giornale la famosa foto di un vigile, non mi ricordo di quale città, forse di Rimini, in divisa, in spiaggia, che multa una bellissima ragazza statuaria in bikini negli anni 50, ok? Cioè c'è la controreazione al cambiamento in quanto tale, cioè si considera che si è normale se si è bianchi, maschi, eterosessuali e motorizzati, no? C'è tutta una serie di cliché di normalità contro la normalità. Quindi io ti tollero se sei poco, ma se cominci a prendere il mio spazio non ti tollero più. È successo ad esempio con le coppie omosessuali. Fino a 10-15 anni fa, io le prime persone che andavano dello stesso sesso, mano nella mano, in città le ho viste quando ero per studio a Milano e a Roma, ma erano eccezioni che stavano a scalpore. Oggi due persone dello stesso sesso possono, non hanno più bisogno di nascondersi, vanno mano nella mano e hanno un riconoscimento dei diritti civili. Poi c'è ancora qualche rigurgito con la testa rasata che se li incontra di sera magari in un vialetto gli diventi anche di botte, ma sono marginali, la legge è dalla loro parte. Però c'è sempre la reazione istintiva a dire no, noi siamo la regola, voi siete l'eccezione, come osate prendere il nostro spazio, spazio sociale, spazio civile, in questo caso spazio pubblico. Quindi è una fase, ad ogni rivoluzione corrisponde una controrivoluzione, poi adesso c'è una super tornata elettorale e quindi la cosa viene esacerbata perché, figuriamoci, si cerca di cavalcare la cosa. Questa cosa appunto si estende anche ai monopattini, non sia mai, ci sono questi mezzi pericolosi. 6 vittime in monopattino, qualcuno ammazzato da automobilisti, qualcuno, la tragedia del ragazzino di Sesto San Giovanni, non rispettava le regole quel ragazzino, come tanti sono morti in motorino, ricordo la mia generazione negli anni 80, ma alcuni prendevano il motorino che non avevano 14 anni, quello era un ragazzino che aveva 13 anni e non usava il casco. Le regole, come diceva Riccardo Capecchi, ci sono, il monopattino è vietato al di sotto dei 14 anni, dai 14 ai 18 c'è l'obbligo di casco, c'è l'obbligo di andare da soli, non si può andare in due, nelle zone pedonali si deve andare a 6 km all'ora. Allora, dei sindaci che per raccattare like dicono ho fatto un'ordinanza antimonopattino, scusa ma basta che tu che dici ordine alla tua polizia municipale di far rispettare le regole che ci sono. Ci sono stati anche capi di partito e non solo di quella parte politica che
sta facendo un cavallo di battaglia dell'antimobilità sostenibile, ma insomma, anche per citarne uno, Zingaretti ha scritto in un post: basta far west sui monopattini. Ma facciamogli sapere che lui era segretario del partito quando il Parlamento, col suo partito tra i più grandi, approvava queste norme, che sono norme ottime, se rispettate, altro che se morti, ne avremmo zero. Ma in un paese in cui abbiamo 3.000 vittime da violenza stradale motorizzata, come diceva Don De, 3.000. Cioè noi ci facciamo un 11 settembre, più di un 11 settembre all'anno, di persone che si ammazzano in auto, che ammazzano altri in auto, e che in questi 3.000 ci sono anche 600 pedoni ammazzati, 200 e passa ciclisti. Ma il problema sono quei 6 monopattini. Quindi parlavamo di numeri, esatto. Poi c'è anche un cattivo racconto giornalistico, per cui è chiaro che c'è la realtà dei numeri e la realtà percepita a seconda di cosa si decide di enfatizzare o meno. Ma poi quando c'è una novità ci sono i riflettori puntati. Poi sappiamo che i nostri giornali, che già stanno in piedi a malapena, o anche i telegiornali, si mantengono grazie alla pubblicità delle auto, anche quella occulta, pensiamo a quegli indecenti servizi, rubriche di TG2 motori, TG1 vroom e altre cose che sono pubblicità mascherate da notizie. Quindi è ovvio che fanno il gioco di chi li tiene in piedi economicamente, e quindi sarà molto importante far cambiare il linguaggio giornalistico. In alcuni paesi hanno fatto proprio i vademecum su come raccontare gli incidenti stradali, la sicurezza stradale. Noi siamo indietrissimo su questo, un po' come fino agli anni 80, quando i giornali raccontavano che la ragazza era stata stuprata perché andava in minigonna, perché provocava. Oggi ci indigniamo di fronte a quel tipo di narrazione, eppure sulla sicurezza stradale il tipo di narrazione è ancora nel colpevolizzare le vittime. Siamo allo stesso livello di come eravamo sulla violenza di genere negli anni 80. E, per concludere, perché vedo che il tempo corre e avrei tante cose da dire, comunque noi continuiamo da parte nostra a fare divulgazione, anche con la rete dei comuni ciclabili che citavo prima. Ad esempio abbiamo fatto dei seminari aperti dove spiegavamo, dove lasciavamo che gli amministratori delle città importanti, appunto Torino, ma anche Roma, Milano, Rimini, raccontassero le esperienze di applicazione delle nuove norme, perché c'è molta paura da parte di alcuni comuni ad applicarle. Si è diffusa la notizia falsa, fatta da giornali, guarda caso, quello di Feltri, non a caso, che ne ha fatto una bandiera anticiclabile, che sono fuori legge le corsie ciclabili perché mancano le norme attuative. Quello abbiamo fatto anche spiegare in questi eventi al capo della struttura tecnica di missione di cui fa parte Riccardo Capecchi, cioè il professor Catalano del Ministero, ha detto: come Ministero abbiamo lavorato a queste norme, che quella è di matrice governativa, sono decreti, vanno applicati subito perché sono per l'emergenza Covid, quindi sono applicabili. Poi quando usciranno le norme attuative si applicheranno anche quelle, principalmente sulla segnaletica verticale, ma applicatele subito. Quindi se avete dubbi, se avete il comandante della Polizia Municipale o il dirigente che non le vuole applicare, contattate la FIAB, noi in qualche modo possiamo darvi una mano o mettervi in contatto con chi, se non volete contattare direttamente il Ministero ancora meglio, così avrete dei pareri chiari e degli esempi per applicare queste norme. So che c'è la città di Ravenna dove c'è una struttura dirigenziale che si rifiuta perché dice: aspettiamo le norme attuative. Ma se questi sono decreti di emergenza, abbiamo un'emergenza Covid, abbiamo visto, no, che la gente non prende i mezzi pubblici per paura del Covid, e quindi devi applicarle queste norme pro mobilità in bicicletta, non aspettare, altrimenti non ha più senso. Quindi sono disponibili, abbiamo anche fatto un vademecum molto molto semplice e comprensivo, con infografica anche da tutti. Se andate a vedere sul sito comuniciclabili.it c'è la tendina Scuola Comuni Ciclabili, e lì scorrendo trovate anche il manuale scaricabile gratuitamente in PDF, Dare strada alle biciclette. Quindi c'è anche questo vademecum per voi amministratori, che vi può dare una mano semplice, essenziale, volutamente essenziale, con l'infografica, per riuscire a sfondare questo muro e anche avere del materiale grafico per comunicare alla città che cosa sono queste strane bestie che non sono le classiche piste ciclabili, perché poi quando vengono fatti i commenti su Facebook è fuori norma, siamo tutti avvocati, ma il primo che si alza è fuori norma, l'opposizione, questa è pericolosa, siamo per la sicurezza dei ciclisti, quindi i ciclisti devono andare nei parchi, le ciclabili si fanno fuori per le passeggiate. Sono bestialità che ho sentito proprio ufficialmente da amministratori in genere d'opposizione che ce l'hanno contro. Quindi abbiamo le soluzioni, applicatele, costano pochissimo, sono rapide e sono, come dicevo, una soluzione anche solo transitoria, ma fondamentale insieme alla moderazione della velocità. Cito il caso anch'io di Parigi per concludere.
la frase del... Presidente, mi scusi se si avvia alle conclusioni perché abbiamo una tabella. Ho concluso. Grazie. Vi cito perché potrebbe sembrare dal vostro punto di vista da amministratori che noi di FIAB la facciamo facile, dice, sì, ma il nostro posto. Allora vi cito il caso del vostro collega, il vice sindaco di Parigi, Christophe Najoski. Siamo amici, siamo stati insieme alla European Cyclists Federation, la federazione europea che raccoglie FIAB e le consulelle di tanti altri paesi. Lui presidente, io sono stato il suo vicepresidente fino ad aprile scorso, e lui, la sua frase è: la bicicletta è non la migliore, l'unica soluzione per la città. E lo dice un vice sindaco di una città che ha 16 o 17 linee di metropolitana, ma senza le bici non funzionerebbe il sistema. Quindi in realtà si può fare. Loro hanno tolto 16.000 posti auto, il 15% dei posti auto disponibili pubblici li hanno tolti. Hanno promesso in campagna elettorale che avrebbero tolto altri 65.000 posti auto, cioè i due terzi, e sono stati eletti al primo turno. Quindi forza, speranza, perché diciamo cavalcare il malumore può raccattare magari consensi, ma sono di breve durata perché i problemi restano e il tempo è galantuomo. Quindi coraggio, e se volete noi ci siamo per darvi tutto il supporto possibile. Grazie. Grazie a te Alessandro, grazie alla FIAB per il lavoro che svolge sui territori. Io passo la parola all'ultimo relatore della mattina, poi tiriamo velocemente le conclusioni. È il presidente di AIT, l'associazione dei trasportisti in Italia, Stefano Zampino. Stefano, posso farti una domanda? Noi chiaramente sappiamo che nelle città è indispensabile lavorare sempre di più sull'intermodalità, sulla multimodalità. Come vedete voi la conciliazione dello spazio pubblico di cui si è parlato finora con una varietà, un mix di infrastrutture e di strumenti che necessariamente deve essere appunto variegato? Sappiamo che non possiamo partire con il tramutare tutte le auto in due ruote, magari fosse, ma non è così, ma soprattutto ridare spazio giusto ai mezzi pubblici, quando sappiamo che per esempio nel disegno di legge 121 continua chiaramente l'incentivazione del cambio auto. Quindi noi siamo molto preoccupati, perché è chiaro che la transizione ecologica passa attraverso l'auto impatto zero, ma se spostiamo tutte le auto, i numeri che in Italia ci sono in elettriche, non abbiamo risolto il problema. Quindi ti voglio chiedere il tuo punto di vista su questo passaggio. Intanto grazie a nome anche dell'associazione che rappresento, e ho la solita, posso dire, fortuna e sfortuna di intervenire per ultimo, quindi potrei anche cercare di chiudere un po' alcuni dei tanti discorsi fatti e magari lanciare qualche altra così idea. Io poi mi domando se tu abbia visto la mia presentazione, perché la tua domanda va proprio nella direzione almeno della parte conclusiva della mia presentazione, e non vorrei anticipare la vignetta dell'architetto Marescotti, però il titolo che avrei dato a questo breve intervento è proprio quello di se è vero che la bicicletta sostiene la mobilità, ma poi chi e che cosa la può sostenere. Cioè, in definitiva, adesso provo a condividere qualcosa. Io parto un po' da alcune considerazioni, credo che sia in condivisione. La bicicletta non si mantiene da sola, questo è un fatto che più o meno conosciamo, anche se ho scoperto che c'è qualcuno che sta cercando di inventare questa tipologia di mezzo che si autosostiene. E allora, che cosa può incentivare l'uso della bicicletta in concreto? Si è parlato molto di sicurezza. Adesso io non vorrei spaventare con questa formulazione matematica chi ascolta, è quasi inevitabile che se non facciamo nulla e se mettiamo più ciclisti sulla strada aumentiamo il numero degli utenti deboli, e automaticamente agiamo sulla probabilità, che è una delle componenti, come sappiamo, fondamentali del rischio, ma agiamo sulla probabilità mettendo sulla strada anche dei soggetti che possono avere danni di maggiore entità. Quindi c'è poco da fare, se non interveniamo con delle scelte adeguate è molto probabile che il rischio incidentale aumenti. Quindi il discorso sarebbe anche un po' più ampio se poi cercassimo di valutare altri aspetti
che per quanto mi riguarda sono davvero molto significativi per i ciclisti, e lo dico come utente ciclista, che è quello del rischio percepito. Questo documento è abbastanza datato, io mi sono divertito a segnalare alcuni aspetti che sicuramente possono influire sulla percezione del rischio. Siccome si è parlato molto degli spazi urbani, delle strade, io ricorderei intanto che indubbiamente non dovremmo tralasciare questa molteplicità di aspetti che sono correlati alla sezione stradale, che è, a mio avviso, il punto focale su cui dobbiamo comunque incentrare i nostri sforzi, ricordandoci che funzione, forma e uso sono fondamentali. Direi ricordiamoci anche però cose di questo tipo, che sono del 2007, sono tratte dalla piattaforma CROW olandese, e che indicano nelle scelte quali sono i parametri da utilizzare quando vogliamo utilizzare gli stessi spazi per i veicoli a motore e per i ciclisti, oppure quando invece si può pensare alla utilizzazione di altre tipologie di percorsi con sede autonoma, e in qualche modo probabilmente più sicuro. Io non so quanti in realtà degli interventi che sono stati fatti o che vengono fatti, sono programmati nelle nostre città, abbiano valutato i flussi veicolari attesi, i flussi ciclistici attesi e le velocità. Mi ha fatto molto piacere sentire l'assessore Benassi che parlava di monitoraggio dei flussi ciclabili. Cosa correttissima, ma il monitoraggio va fatto anche rispetto ad una previsione di domanda ciclabile che, se mi consentite, forse un po' qualche volta è stata trascurata anche negli ultimi tempi con questa corsa alla realizzazione di spazi, perché io qui poi ho riportato una cosa divertente, anche questa non recente, del 2009, tratta da Velocity. La questione spazi condivisi, spazi segregati, comporta un approccio completamente diverso sia per gli utenti dei veicoli e motori, sia per, ovviamente, soprattutto per gli utenti ciclisti. E non vorrei che poi, per certi aspetti di incertezza negli spazi condivisi possa diventare sempre uno strumento finalizzato ad aumentare l'attenzione, ma non vorrei anche che qualche volta la percezione di trovarsi su uno spazio protetto allontanasse il ciclista dall'attenzione dovuta. Il fatto è che molto spesso, mi fa piacere che ci sia anche il presidente di FIAB, questo ciclista viene visto un po' come una specie di Superman, di funambolo. Adesso io, quando vedo soluzioni di questo tipo, e immagino, io ci ho provato a fare questo pezzettino di corsia ciclabile, e immagino un ciclista, anche non esperto, che deve transitarci, un attimo di paura ce l'ho, perché poi tra l'altro, oltre alla conformazione agli ostacoli, c'è proprio un tipo di pavimentazione che, e qui faccio l'ingegnere del traffico, insomma, forse non è adatta. Allora, il tema è: ridisegniamo gli spazi urbani tenendo conto di alcuni aspetti, pianifichiamo il ridisegno degli spazi urbani, e quando non possiamo intervenire, come nelle due foto di sopra, immaginiamo anche una ricomposizione dello spazio stradale, che però consenta una lettura corretta da parte sia degli utenti forti che degli utenti deboli, come in questo caso in basso di Boston, che mi permetto di riportare perché è esattamente quello che dovrebbe essere fatto, perché dà con chiarezza, a mio avviso, la percezione di dove muoversi e come muoversi. Parlavamo di corsie ciclabili, adesso, non per essere assolutamente critici, vanno bene, però l'incertezza determinata dal fatto che non si parli, ad esempio, della sezione di queste corsie ciclabili, ha prodotto, da un lato, o delle corsie troppo strette, inadeguate e che non tengono conto delle interferenze, oppure delle corsie di marcia, per i veicoli a motore, anche queste troppo strette, come nel caso in basso, in cui anche qui è difficile immaginare la ciclista che precede che abbia dei sensori che le permettono di capire che non deve frenare perché sta sopraggiungendo un veicolo alle spalle.
Il tema della larghezza degli spazi destinati ai ciclisti è un tema noto, non nuovo, ma quando qualcuno mi chiede, dice, ma quanto dobbiamo farla sta corsia ciclabile? Beh, sicuramente non dello spazio strettamente necessario o comunque dell'ingombro della bicicletta, lo sappiamo tutti, la bicicletta non si muove secondo una linea perfettamente retta, ma dirò di più, se ci sono dei tratti curvilinei, non dimentichiamoci che l'ingombro può essere diverso, cosa che insomma qui poi riporto molto semplificatamente. E non dimentichiamoci anche del tema della pendenza, mi permetto di dire, o delle resistenze. Non so se si vede, ma insomma, come sappiamo, una bicicletta in salita probabilmente avrà un percorso dovuto all'oscillazione della ruota anteriore un po' più ampio, richiederà un po' più di spazio, un po' più fluttuante rispetto a quello che potrebbe avere in pianura. Quindi anche qui è vero, non ci sono le linee guida, non ci sono delle regole, ma applichiamo alcuni concetti base con saggezza. Può andare bene un metro, può essere necessario arrivare anche a 1,20 m in determinati casi, può essere sufficiente arrivare a 0,80 m. Però ecco, laddove non ci sono delle regole, giusto per rispondere a chi dice no, ma io non applico se non vengono fuori le linee guida, applichiamo anche la logica, la saggezza e cerchiamo di tenere conto, come dicevamo, del punto di vista del ciclista. Qui avevo fatto un breve passaggio anche sul tema delle intersezioni che già è stato trattato. Assolutamente fondamentale, a nostro avviso, è sempre anche cercare di individuare un indice di sicurezza per le intersezioni, tenendo conto di quelli che sono gli aspetti che bene o male conosciamo più critici, no? Il numero di svolte a destra, che sono molto spesso pericolose, ma anche di aspetti che riguardano la formazione degli utenti. Ecco, a proposito di sostenere la bicicletta, non dimentichiamoci che una delle cose che forse si dovrebbero fare di più è anche formare meglio gli utenti dei veicoli a motore verso il rapporto, l'interazione con le biciclette. Qui c'è un caso abbastanza simpatico, tratto da un documento americano di qualche anno fa, mi piace perché dice io sono il traffico, in cui effettivamente, questa è una tipologia di incidente anche non infrequente, la cattiva percezione dello spazio richiesto dalla bicicletta, torniamo al discorso di prima, induce ad un errore. Ad un livello più generale, pianificazione prima ancora di fare le scelte, il più possibile guidata da una visione, da obiettivi e da scelte delle misure nel momento in cui mettiamo sul campo, sul terreno poi questi percorsi ciclabili. Come fare? Lo dovremmo sapere, purtroppo comporta tempo pianificare, analizzare i volumi di traffico, individuare gli attrattori principali, gli spazi di parcheggio, come giustamente è stato detto, ma è normale perché molto spesso non possiamo pensare a biciclette che percorrano chilometri alla ricerca di un parcheggio, allora individuiamo gli attrattori, i canali che possono supportare il traffico delle biciclette, perché non tutti i canali, le strade di scorrimento nelle città esistono, c'è una gerarchia stradale e ahimè, a me dispiace dirlo, non puoi pensare su una strada a quattro corsie che è una strada con una funzione di distribuzione urbana, su una circonvallazione a quattro corsie di mettere un limite di 30 all'ora, quindi non tutte le strade sono adatte e va pianificato quali utilizzare. Sicurezza prima di tutto, coesione, immediatezza, comfort sono principi che non dovremmo dimenticare, e venendo a quello che poi la tua domanda iniziale, non trascuriamo anche il ruolo della multimodalità. Qui c'è una slide che io avevo presentato forse 2 o 3 anni fa, in cui comparavamo anche i tempi per raggiungere determinate destinazioni e cercavamo di comparare il mezzo pubblico con la bicicletta, come è riportato nel diagramma centrale. Poi c'erano anche altre considerazioni sull'impatto ambientale. Oggi io non la presenterei più, la presento qui per raccontarvela, forse non la presenterei più in questo modo, perché più che comparare occorre realmente integrare, come giustamente tu dicevi, cioè non è escluso che alla fine alla bicicletta venga lasciato l'ultimo, il penultimo, il terzultimo miglio, ma su una strada di scorrimento rimanga l'autobus ad essere il mezzo di connessione principale. Tutto questo oggi viene fatto solo ancora parzialmente,
La strada è quella delle piattaforme MaaS, che per quanto non regolamentate, però sono davvero lo strumento che può consentire all'utente di sfruttare le opzioni di multimodalità con una tariffazione unica, con la possibilità di scendere dall'autobus, prendere la bicicletta e arrivare in centro, riprendere la bicicletta, prendere l'autobus e spostarsi in un'altra zona completamente diversa. Gli strumenti oggi, più che in passato, ci sono. Bisogna investire ovviamente sugli spazi di parcheggio in correlazione al tema della multimodalità, però io sono convinto, e lo riteniamo da tempo, che questa tipologia di investimento, soprattutto nel lungo periodo e non soltanto rispetto agli aspetti ambientali, sia assolutamente premiante. E credo con questo di aver più o meno concluso quello che avevo da dirvi. Grazie Stefano, grazie di essere stato nei tempi innanzitutto e della tua interessante presentazione. Io ringrazio tutti, un elemento di servizio, tutti i materiali saranno caricati sul sito con la registrazione dell'evento in modo tale che chi non ha potuto seguire oggi a quest'ora lo possa fare tranquillamente in altri momenti. Prima di concludere, e quindi qua le conclusioni, io do la parola ad Alberto Marescotti, se sei pronto Alberto. Grazie alla vostra collaborazione e alle vostre sollecitazioni avete condiviso dei concetti, con la sua meravigliosa creatività provato a sintetizzare in modo ironico e felice, diciamo così, i messaggi che avete lanciato. Io direi che è trasversale a tutti gli interventi di oggi la necessità, stante il fatto che le regole, le norme, le indicazioni anche di policy ci sono e sono più o meno chiare, è importante informare, condividere e formare sia a livello di pubbliche amministrazioni, quindi come si fanno le cose, sia spiegando ai nostri cittadini, perché solo con una convivenza di idee, di prassi si raggiunge il risultato. Ecco, questo è la sintesi della zona 30. Diamo strada alle persone, vai, mostrale un po' tutte. In conclusione noi lanciamo il video che, come anche il trailer dei video che stiamo elaborando, realizzando come ANCI, proprio sulla ciclabilità e su quello che i comuni hanno fatto negli ultimi due anni sulla ciclabilità. Grazie Alberto. Niente, grazie a voi. Vabbè, io ho corso perché vi ho ascoltato e avevo letto qualcuna delle vostre frasi, altre le ho lette in diretta questa mattina, per cui le immagini, alcune sono un po' più complete, altre sono da completare, comunque le completerò in modo che tutti poi possiate vedere. Dunque, questa qui è quella di Matteo Dondè, vabbè, che aveva questa immagine della zona 30, e devo dire che è un tema che sul quale mi sono laureato, sui Bonner olandesi e sulla traduzione di una parte del manuale del Cronen ancora nel 1992-93. Devo dire la verità che adesso comincio a realizzare qualche intervento su come 40 anni fa avevano iniziato gli olandesi. Per cui insomma voglio essere ottimista anche se ero un po' perduto queste cose. Questa sintetizza appunto l'intervento ultimo, adesso non sono nell'ordine cronologico degli interventi. Mi piaceva l'idea che appunto, non avevo visto la presentazione, però forse ci siamo, nel senso che se noi questa immagine la ruotiamo, in realtà la bicicletta è sostenuta da una buona progettazione degli interventi sulle strade. E proseguo, ecco qua, ci vogliono appunto anche questo intervento di Capecchi, credo, perché sono un po' appunto di corso, per cui non ho proprio i nomi abbinati alle frasi. Comunque appunto il fatto che ci sia anche una regola, cioè la regola è semplice e va però anche spiegata alle persone, alle città.
E questo è un po' il sogno di Torino che ha raccontato Maria La Pietra. Torino ha scoperto il piacere della bicicletta, lo stesso piacere della libertà. Torino che conquista la Mole, che sia di nome sia di abbastanza impegnativa. E qui siamo appunto con l'intervento del comune di Parma, creiamo la rete perché la mobilità ciclistica sia appunto condivisa da tutti. E questo intervento di Tursi è liberare lo spazio pubblico per rilanciare le città, ce l'ha raccontato con varie metafore, ma vari esempi anche paralleli. E questo appunto è, io volevo scrivere che la bicicletta è mite, vabbè, questo gioco di parole abbastanza banale, comunque il risultato qua è questo da completare, dove appunto lo sviluppo della ciclabilità grazie a interventi anche finanziari del Ministero della Transizione Economica sono fondamentali per lo sviluppo della ciclabilità. Spero di essere stato breve e chiaro e concisa. Assolutamente sì, Alberto. Come ho perso, adesso dove andate a finire? No, se, va benissimo così. So che voi a Padova avete molto lavorato su alcune zone urbane, reinterpretandole, no? Con degli interventi, sì, che sono direi esemplari. Noi abbiamo avuto un'esperienza interessante che tra l'altro ci ha dato anche il secondo premio in un premio internazionale di paesaggio di top qua in giugno, in luglio. È un esempio di una piazza che era un'area di parcheggio e doveva essere ritrasformata in parcheggio. Adesso vediamo se riesco a... è sempre condiviso il mio schermo. Sì. Doveva essere trasformata in parcheggio, in realtà poi i residenti in un percorso partecipato hanno chiesto di lasciarla pedonale. Quindi con nel disegno della piazza era previsto che il parcheggio potesse diventare qualcos'altro con... aspetta che la trovo perché adesso non abbiamo tempo di far vedere tutto. Perché l'ho presa al volo adesso, per cui vediamo se questa qua. Questa non so se l'avete vista, si trova anche in internet le immagini. Questa è la piazza come è stata realizzata adesso. La parte centrale dove si vede il campo da pallacanestro è in realtà un parcheggio perché sono indicati gli stalli e anche i numeri dei parcheggi a pagamento. Bene, quell'area lì adesso è praticamente è rimasta pedonale. Per cui i residenti hanno voluto rinunciare al parcheggio che poteva diventare qualche volta temporaneamente un campo da pallacanestro e di fatto lo hanno voluto mantenere a campo di pallacanestro, senza però escludere al contrario che un giorno o se ne per necessità possa diventare temporaneamente un parcheggio. Ecco, credo che questa è la strada, poi vabbè è una strada residenziale, adesso qua non si vede la segnaletica, quindi ci sono gli spazi a margine che sono per i plateatici delle attività di distribuzione di cibi e di bevande. Insomma, questo è il nostro parcheggio, soltanto la parte a sud, che sono 11 posti auto. Non ci sono gradini, la strada è assolutamente transitabile da pedoni e biciclette, c'è un limite di velocità, qui non la vedete completata, insomma di 10 km all'ora, quindi velocità al passo. Questi sono 3.000 metri quadri che fino a due anni fa erano un parcheggio, vediamo se trovo l'immagine vecchia. Vabbè, questa l'ho messa più che altro perché un po' riassume alcune considerazioni anche difficoltà che io ho incontrato per 27 anni che sono laureato su questi argomenti, quindi, che però in qualche modo un po' alla volta stanno, secondo me, si stanno trasformando. Dunque, vediamo.
Vabbè, questo è l'articolo che era uscito, il progetto. Vabbè, non importa, già adesso la cerco, tolgo la condivisione, dopo casomai vi faccio vedere com'era in precedenza. Ci sono due video in internet, comunque su YouTube, che possono raccontare un po' la storia dell'intervento, quindi si vede anche com'era precedentemente. Alberto, ti faccio una domanda. Tu, voi a Padova avete percepito conflittualità tra anche in relazione agli spazi che avete creato, spazi nuovi che avete reinterpretato, tra il monopattino, cioè tra i tipi di due ruote, tra il monopattino e la bicicletta? Allora, il problema è che il monopattino è partito da 5 giorni lo sharing, per cui non è ancora evidente il contrasto. E fino ad oggi i monopattini circolanti, cioè fino alla settimana scorsa, i monopattini circolanti erano quelli privati, per cui di fatto non c'è stata ancora l'impatto dello sharing e quindi di una diffusione, cioè di un uso diverso del monopattino nei movimenti urbani. Non la devi fare tra un mese questa domanda. Bene, perfetto. Allora, io ringrazio tutti quanti. Chiudiamo con un video di un minuto, di pochissimi secondi, che è un trailer di quello che man mano stiamo realizzando e che tra poche settimane sarà disponibile, proprio sui primi risultati degli ultimi mesi di realizzazione di corsie, piste e soprattutto, ecco, i nuovi interventi, quindi in segnaletica, che le città italiane da nord a sud stanno realizzando. Con questo io ringrazio tutti e vi saluto già a domani per chi può. Il webinar di domani è dedicato appunto alla micromobilità e ai nuovi mezzi che ci riempiono le strade, quindi grazie. Grazie a tutti. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Presto. Arrivederci. Grazie. Ciao. Oggi parleremo di interventi grazie ai quali le biciclette hanno maggiori diritti, maggiore visibilità e maggior riconoscibilità come veicolo del trasporto urbano. Previsti nel codice della strada, queste novità, introdotte dalla legge 120 del 2020, consentono anche al nostro paese di raggiungere i livelli standard di mobilità ciclistica degli altri paesi europei. Si tratta di interventi semplici ed economici che vengono realizzati sulla carreggiata stradale attraverso della segnaletica stradale. Più precisamente parliamo di corsie ciclabili, strade ciclabili, doppio senso ciclabile, case avanzate per le biciclette e zone scolastiche. E ora non vi resta che realizzarli anche nella vostra città. Buona bicicletta a tutti! Grazie a tutti, a domani! Arrivederci, buona giornata a tutti.